pomeriggio, vi ringraziamo per essere venuti così numerosi. D'altronde il pomeriggio ben si presta, nel momento in cui abbiamo due relatori di grande qualità che vengono a parlare di un tema che è di straordinaria attualità. È di attualità dal punto di vista di una visione, come dire, del processo di civilizzazione, potremmo dire, perché il totalitarismo della comunicazione oggi è veramente onnipervasivo ed è parte strutturale, ahimè, come dire, della falsificazione del reale stesso. E d'altronde è di questi giorni anche nel Parlamento italiano una proposta di legge, parleremo del peccato e non della peccatrice in questo caso, che in maniera ancora più puntuale ci mette di fronte ai temi che in realtà noi avevamo programmato da mesi. Chi lo ha programmato? Questa situazione che si chiama Belzebò, che non ha nulla di malefico, ma in maniera guarestiana vuole evocare, come dire, la coda del diavolo rispetto a una città come Bologna, dove i temi che vengono posti al pubblico spesso sono uniformi e conformisti. Noi proviamo nel limite possibile a portare dei temi che non siano scontati. Questo pomeriggio ne è l'emblematica dimostrazione. In fondo troverete la possibilità, se volete lasciare il vostro indirizzo di posta elettronica, inerendo ad iniziative future. Passiamo ovviamente nel merito dell'incontro. All'incontro abbiamo invitato Enrica Perucchietti, eravamo partiti da uno dei vari titoli che ha pubblicato, sono varie editrici, tra cui anche l'Ariane editrice che ovviamente dirige. E questo libro, False Flag, False Bandiere, è una ricostruzione storica rispetto alla falsificazione, una falsificazione che nella maggior parte dei casi poi ha delle conseguenze drammatiche, perché buona parte dei conflitti, come dire, ripartono da organizzazioni di falsificazioni che poi all'oggi si moltiplicano tramite i mezzi di comunicazione di massa. E poi abbiamo Marcello Foa, che avevamo invitato ovviamente rispetto alla presentazione del suo testo, che sono Gli stregoni della notizia, come titolo emblematico, i libri che trovate in fondo sala, se poi volete avere interesse ad approfondire ulteriormente in lettura quello che i nostri due conferenzieri oggi tratteranno. L'unica cosa che aggiungo è che dal punto di vista organizzativo i due relatori adesso faranno le loro esposizioni e poi si sono messi a disposizione anche come contenimento dei tempi per dare la possibilità ovviamente al pubblico che è venuto così numeroso per fare le domande e quindi creare un confronto che sia dialogico e che sia veramente di interesse. Saranno, mi raccomando, domande, non prendete spazio con interventi lunghi perché questo potrà essere limitante. L'unica cosa che dico io dal punto di vista, come dire, filosofico è che la questione della comunicazione rimanda secondo me drammaticamente alla categoria del totalitarismo. Il totalitarismo attuale è un totalitarismo che confonde, come dire, intra e extra media, il muro tra quello che è esterno e quello che è interno alla persona e alla realtà sociale. Noi la censura l'abbiamo vissuta e conosciuta storicamente ed è sempre stata un'imposizione a non dire. Oggi probabilmente questo tipo di censura è molto più sottile e subliminale e quindi ti indirizza a dire quello che è opportuno. E in questa maniera c'è una falsificazione che è data casomai dall'eccesso, come dire, di notizie, di informazione, di una loro distorsione, per cui noi casomai siamo in eccesso informati. Parliamo di molto, ma non parliamo più di nulla, nel senso che il risultato ultimo è relativistico e di conseguenza il rapporto tra significato e significante, il significato della conoscenza, del perché delle cose, viene meno. La domanda che poi mi porterebbe oltre rispetto a poi tesi che vengono identificate come cospirazioniste, complottiste, se tutto questo poi non abbia, in forma eterodiretta, ma lo direi con la scuola di Francoforte, quindi con filosofi che nulla hanno a che fare, o pensatori che nulla hanno a che fare con questo tipo di categorie esoterico-iniziatiche. Grazie ancora ai relatori per essere venuti, facciamo cominciare Enrica Perucchietti e poi in scia Marcello Foa. Grazie a tutti voi per la vostra presenza. Iniziamo a parlare di false flag, quindi di operazioni sotto falsa bandiera, perché è un argomento che soprattutto negli ultimi anni è iniziato a essere trattato sempre più spesso, anche male, anche molto male, soprattutto
soprattutto su internet. Ovviamente vi è tutta una, diciamo, una fazione che sostiene che le false flag siano semplicemente una bufala, che chi parla di operazioni sotto falsa bandiera, di cosiddetto terrorismo sintetico, rubo la citazione, l'espressione a Webster Tarpley, siano ovviamente questioni da cospirazionisti, complottisti e paranoici. Quindi invece in questa presentazione cercherò di essere più breve possibile, però l'argomento è comunque delicato, molto controverso. Vedremo come c'è tutta una storia, soprattutto storia bellica, delle operazioni sotto falsa bandiera, proprio perché voglio cercare di mostrarvi come appunto ci sia tutta una casistica impressionante di operazioni sotto falsa bandiera storicamente accertate. Ovviamente sono accertate molti anni dopo che vengono, rispetto a quando vengono messe in atto. Questo ci aiuta anche a capire non soltanto come avviene un tipo di falsificazione a livello, diciamo, bellico, ma poi come si muovono tutta una serie di apparati deviati, ma anche in manipolazione mediatica, e come soprattutto interessi, lo vedremo in alcuni anche teorici e strateghi geopolitici, la percezione del pericolo esterno. Ne parlava già anche Marcuse, quando Marcuse parlava appunto della necessità di avere un nemico esterno, ma soprattutto la percezione di un nemico esterno per poter compattare, no, l'opinione pubblica. E vedremo come infatti le false flag servano per strumentalizzare l'opinione pubblica, per poi legittimare rappresaglie, per avere un casus belli e quindi in estrema sintesi per manipolare la popolazione e l'opinione pubblica. Mi piace sempre ricordare una citazione di Aldous Huxley, che ricordava come alla fine uno dei massimi obiettivi dei governanti è fare in modo che i cittadini diano fastidio il meno possibile. E rubando invece un'altra citazione a George Orwell, è il fatto che gli stati, i governi, diciamo in senso lato il potere, siano più interessati a manipolare i pensieri, quindi le menti, le coscienze, l'immaginario delle persone, che le loro azioni, proprio perché nel momento in cui riesci a penetrare nella coscienza, nella mente, nell'immaginario di qualcuno, ovviamente lo puoi plasmare, lo puoi soggiogare. Di questo ne parlavamo ampiamente Marlette Dio nella fabbrica della manipolazione. Ma anche le false flag sono, diciamo, una tappa all'interno di questo processo di controllo, di sorveglianza sociale e anche di falsificazione. Innanzitutto vediamo come nasce l'espressione false flag, che ha origine nei combattimenti navali, dove l'utilizzo di una bandiera diversa da quella reale nell'imminenza di un attacco è considerato accettabile, a condizione che poi la vera bandiera venga innalzata quando inizia l'attacco vero e proprio. Invece con l'espressione false flag operation, quindi operazioni sotto falsa bandiera, si è passati a indicare delle operazioni belliche autocreate, che sono cioè ideate, pianificate per far credere che l'attacco, che è stato appunto autocreato, sia stato invece effettuato da gruppi diversi esterni rispetto ai reali esecutori della stessa. Perché? Perché ciò serve, perché verrà poi appunto strumentalizzato quanto avvenuto per addossare a questo nemico esterno, che poi di volta in volta verrà scelto in base a degli interessi che sono sempre legati a chi mette in atto queste operazioni autocreate, che invece poi verranno strumentalizzati per far credere che gli interessi riguardino diciamo la collettività, ma in realtà gli interessi, soprattutto le guerre, non riguardano mai la collettività. Per far cosa? Per legittimare appunto eventuali rappresaglie. Le operazioni sotto falsa bandiera riguardano ovviamente gli attentati, gli omicidi di Stato e poi
poi stragi e tutta un'altra serie comunque di episodi che sono legati soprattutto a queste tre categorie. A che cosa servono le operazioni sotto falsa bandiera? Come già anticipavo, ovviamente a incolpare il nemico di turno di un attentato, di una strage e di un omicidio, per poi appunto legittimare delle rappresaglie o magari anche soltanto delle sanzioni. Per dichiarare lo stato di emergenza, pensiamo ad esempio alla strage di Piazza Fontana, che uno degli obiettivi era quello di far sì che Mariano Rumor decretasse lo stato di emergenza, che poi invece non venne decretato e poi ci fu un altro attentato a cui tra l'altro scampò. Indurre un vero e proprio colpo di Stato, ottenere, lo vedremo, un casus belli per poter entrare in guerra, perché la maggior parte delle volte, e vedremo poi una serie di dichiarazioni in particolare di alcuni geostrateghi, la popolazione generalmente non vuole mai entrare in guerra, quindi bisogna creare le basi per poter legittimare, quindi poi avere il consenso per muovere tutto, la macchina bellica, manipolare l'opinione pubblica, ma dall'altro anche magari distrarla da qualcos'altro che appunto non si vuole far sapere o è meglio tenere nascosto. Creare il nemico pubblico, prima accennavo a Marcuse, ma lo vedremo poi alla fine della presentazione, soprattutto anche qua ritornerà, secondo me, uno dei modelli fondamentali a livello di creazione del nemico pubblico è quello descritto da George Orwell nel 1984, cioè Manuel Goldstein, a cui tra l'altro viene anche deputato questa specie di cerimonia, i due minuti di odio, che servono proprio a compattare la popolazione, che devono appunto unirsi in questo odio, tra l'altro è tutto molto simbolico, particolare, verso questo nemico che tra l'altro non si sa neanche se esista oppure no, se esista o se sia in realtà una creazione del Grande Fratello. Aumentare la sorveglianza e il controllo sociale, questo è un altro punto fondamentale, lo vedremo, da cui ne consegue l'altro punto, che è quello di limitare la privacy. Pensiamo ad esempio a come venne, indipendentemente poi da come avvenne la tragedia dell'11 settembre, ma come venne strumentalizzato ciò che accade con l'introduzione del Patriot Act, che in un momento normale, di situazione normale, non sarebbe mai potuto passare, non sarebbe stato possibile introdurlo, infatti era stato bocciato, ma in una situazione di crisi ovviamente venne legittimato, anzi fu la stessa popolazione a richiedere, per sentirsi più sicura, più protetta, l'introduzione di tutta una serie di misure draconiane e poi tutta una serie ovviamente di creazione, soprattutto di percezione a livello collettivo, di una strategia della tensione che oggi la possiamo vedere come una forma di strategia della tensione 2.0. Le operazioni sotto falsa bandiera ovviamente, per essere messe in atto, si servono di apparati deviati, di dirigenti cooptati o deviati, di servizi segreti, di talpe fondamentali, di informatori, di disturbatori provocatori di professione. Vedremo alcuni documenti ufficiali come spiegano anche il ruolo fondamentale di coloro che si devono infiltrare e soprattutto provocare. E poi c'è una categoria altrettanto fondamentale, che è quella del cosiddetti zimbelli, capri espiatori o utili idioti, a cui bisogna addossare la responsabilità dell'operazione sotto falsa bandiera, perché ovviamente poi devi avere l'esecutore materiale. E poi c'è tutta la parte che andrà ad approfondire Marcello, della creazione di fake news, ovviamente di manipolazione dell'informazione, e poi ad esempio anche l'utilizzo, il ricorso ad agenzie giornalistiche private per poter anche migliorare appunto tutto il discorso legato alla manipolazione dell'informazione. Qua abbiamo, prima ho citato un paio di volte alcuni geostrateghi, qua ne abbiamo uno dei massimi, il geostratega polacco Zbigniew Brzeziński, quello che vedete ovviamente sulla destra, insieme qua siamo
all'interno dell'operazione Ciclone, insieme a, lo avrete immagino riconosciuto, un giovane Osama Bin Laden, mentre gli sta, Osama Bin Laden gli sta facendo vedere come imbracciare un Kalashnikov, immagino, perché il 3 luglio 1979 il presidente Carter, proprio diciamo su invito di Brzezinski, che ricordo era stato suo consigliere per la sicurezza nazionale, poi è stato membro del CFR, cofondatore della commissione trilaterale, anche mentore di Obama, perché Obama si è laureato con Brzezinski con una tesi sul disarmo nucleare, anche se aveva sempre cercato insomma di nascondere questa sua vicinanza, ma soprattutto il periodo passato a New York con Brzezinski. Il presidente Carter, su questa idea di Brzezinski, autorizzò in forma segreta il finanziamento di ben 500 milioni di dollari dal 79 all'89, che soltanto nel 1987 arrivarono a essere 630 milioni di dollari, per far cosa? Per creare un movimento di guerriglieri islamici, le cosiddette brigate islamiche in Afghanistan, cioè i Mujahideen, con il fine di destabilizzare e impantanare l'Unione Sovietica nella cosiddetta trappola afghana. Cioè quello che volevano gli Stati Uniti era di dare all'URSS il loro Vietnam. Ciò avvenne 6 mesi prima dell'invasione dell'URSS e viene poi ovviamente scoperto soltanto dopo, molti anni dopo. Quindi la CIA creò, finanziando ovviamente in modo assolutamente segreto, una rete islamica militante, anche grazie al sostegno dell'Arabia Saudita, da cui poi sarebbe poi nata anche ovviamente Al-Qaeda. Nel 1998, quindi siamo a 10 anni dopo la conclusione di questa operazione, Brzezinski raccontò a un giornale francese come questa operazione occulta fosse stata assolutamente un'idea eccellente e tra l'altro alla domanda del giornalista che gli chiedeva se in qualche modo si fosse pentito di aver finanziato e volutamente indotto anche un estremismo islamico, ovviamente in chiave antisovietica, queste rispose assolutamente no, perché tra la scelta di appunto finanziare degli estremisti e dall'altro bloccare l'Unione Sovietica in questa, ovviamente all'interno dell'ambito della guerra fredda, egli avrebbe sempre continuato a scegliere quello che aveva fatto, cioè appunto il finanziamento dei Mujahideen afghani. Sempre Brzezinski ci ha spiegato nelle sue opere, basta leggerle, come ottenere il consenso dell'opinione pubblica. Bisogna, per avere una mobilitazione generale, quindi il consenso della collettività e dall'altro anche il fatto che la collettività arrivi ad accettare gravi sacrifici, l'unico modo è che si palesi una minaccia estrema e globale. Questa minaccia deve essere appunto percepita in modo costante, endemico, ovviamente molto forte e capillare, deve essere appunto un pericolo esterno, immediato e diffuso, che appunto, come già spiegava Marcuse, non farà che combattere appunto l'opinione pubblica e spingerla ad accettare dei sacrifici che altrimenti in una situazione assolutamente normale sarebbero impensabili. Mi invito però a riflettere sul fatto che Brzezinski parlasse di percezione di un pericolo esterno, proprio perché questo tipo di pericolo che verrà in qualche modo offerto ai cittadini, al popolo, non deve essere necessariamente reale, ma per indurre la popolazione ad accettare una serie di sacrifici che può anche essere ad esempio l'entrata in guerra di un paese, l'importante è che si senta, che venga percepito un pericolo. Poi questo pericolo non necessariamente deve essere reale, quindi la minaccia
non necessariamente poi si deve ovviamente concretizzare, oppure può essere diciamo messa in atto in seguito anche ad azioni che, come vedremo, sono state indotte attraverso la presenza di provocatori, di infiltrati e poi di agenti provocatori. Ovviamente poi la reazione del nemico di turno che si vorrà attaccare, nonostante sia stato magari anche appunto provocato, verrà poi strumentalizzata di fronte all'opinione pubblica appunto per giustificare interventi di diversa natura che sono stati concepiti, ideati, decisi ovviamente prima in base a degli interessi specifici, interessi che mai praticamente coincidono con gli interessi della collettività. Qua abbiamo Brzezinski, insomma, già anziano, più vicino a noi, che già nel suo capolavoro La Grande Scacchiera, pubblicato nel 1997, citava il caso di Pearl Harbor, ossia spiegava come prima di tale evento la popolazione fosse assolutamente contraria all'entrata in guerra, ma in seguito all'attacco giapponese, che ovviamente creò uno shock, quindi una crisi molto forte, uno shock collettivo, la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale trovò consensi. Quindi ci fu questo shock talmente forte che cambiò la percezione dell'opinione pubblica, portandola appunto ad accettare sacrifici che prima erano assolutamente impensabili. E qua possiamo fare un paragone con la dottrina dello shock economica elaborata dal premio Nobel Milton Friedman, di cui tra l'altro ha parlato molto Naomi Klein nel suo libro The Shock Economy. Perché la dottrina dello shock elaborata da Friedman sfrutta proprio i momenti di shock e quindi di trauma indotti nella popolazione, quindi di shock collettivo, per dedicarsi a misure radicali di ingegneria sociale ed economica. E qua si capisce anche come abbiamo avuto anche il nostro ex premier Mario Monti, che in un'intervista spiegava come la crisi economica, prima finanziaria e poi economica, fosse in qualche modo un'occasione per appunto attuare tutta una serie di provvedimenti, proprio perché anche in campo economico una crisi può legittimare una serie di provvedimenti che altrimenti sarebbero appunto impensabili, perché la collettività, la gente, non li accetterebbe mai. La stessa Klein in Shock Economy ci ricorda come appunto Friedman spiegasse che soltanto una crisi, e di nuovo, può essere reale oppure percepita, quindi indotta a livello di percezione, e qua si va a lavorare sulla coscienza e sull'immaginario collettivo, può produrre un vero cambiamento, perché soprattutto se poi questa si verifica, si potrà diciamo legittimare ciò che anche politicamente, socialmente, economicamente prima sarebbe stato del tutto inaccettabile. E quindi ciò che, ed è qua che poi va a lavorare in modo molto sottile, sempre più sofisticato, la manipolazione anche mediatica, ma i media sono davvero soltanto la punta dell'iceberg, come si va a lavorare sulla percezione appunto della crisi, sulla creazione anche di un nemico esterno, comunque di una minaccia esterna. Come però diciamo agiscono tutti gli apparati di cui parlavamo prima per mettere poi anche in campo una operazione sotto falsa bandiera? Dobbiamo pensare, e ce ne parlano diversi politologi, all'esistenza di un cosiddetto stato profondo, ossia di quella sezione, diciamo ombra, del governo, dove esistono tutti quegli apparati che godono di budget, quindi di finanziamenti che non sono rendicontabili, perché altrimenti sarebbe facilmente poi, diciamo, sarebbe facile appunto arrivare a capire tutta una serie di mosse come avvengono, che sono dotate anche di proprie catene di comando, ma che sono dotate soprattutto di una propria idea, di una propria visione, che hanno quindi anche
anche una propria visione su quello che è appunto l'interesse nazionale, soprattutto quali sono i propri interessi che, come già dicevo prima, raramente coincidono con gli interessi della collettività. Iniziamo a vedere però degli esempi specifici. Qua vediamo il documento P2OG perché nel 2002, ce lo racconta già anche nel mio libro, che la prefazione è stata curata dall'amico Pino Cabras, già parlava di questa, della creazione da parte del Pentagono di un comitato di consulenti, di una squadra di un centinaio di uomini, con il compito di eseguire delle missioni segrete clandestine con lo scopo di stimolare reazioni nei gruppi terroristici. Questo nel 2002, quindi siamo dopo l'11 settembre. Queste persone avrebbero appunto dovuto stimolare reazioni per poi spingere i cosiddetti presunti attentatori, che però non avrebbero ancora fatto nulla, spingerli poi a compiere degli atti terroristici. Quindi in pratica il Pentagono ha istituito questa squadra per con lo scopo di proteggere la sicurezza nazionale, facendo cosa? Infiltrando degli agenti provocatori affinché appunto provocassero, provochino i terroristi e spingendoli appunto a mettere in campo delle azioni terroristiche. Quindi capiamo già anche il tipo di paradosso. Non a caso Cabras ci spiega che un'azione come questa è perfetta per creare ovviamente confusione, depistaggi, caos e proprio tutta quella situazione opaca che avviene nel passaggio dall'infiltrazione alla provocazione, perché qua si sta parlando appunto della provocazione di presunti terroristi che non lo sono ancora. E tra l'altro poi questa tecnica servirebbe poi a legittimare delle rappresaglie nei confronti di quegli stati che poi ospiterebbero coloro che poi dovrebbero diventare dei terroristi perché stimolati a farlo. Vi ricordo poi tra l'altro, insomma, qua si parla di una ONG che di certo non può essere accusata di cospirazionismo, di complottismo, il Human Rights, che attraverso lo Human Rights Watch nel luglio del 2015 ha denunciato il fatto che l'FBI pagasse dei musulmani per compiere attentati. Secondo un'indagine che era stata svolta dall'osservatorio di questa ONG su 27 processi e 215 interviste, l'FBI avrebbe creato dei terroristi anche qua, provocandoli, sollecitandoli quindi a compiere, a mettere in atto degli attentati terroristici, creando poi dei veri e propri falsi complotti, utilizzando quindi anche l'inganno, la manipolazione, sempre basandosi sulla l'infiltrazione, la provocazione e ovviamente la manipolazione. Vediamo alcuni casi importantissimi di operazioni sotto falsa bandiera storicamente accertate in uso dall'antichità a oggi. Un esempio con cui tra l'altro apro il libro per farvi vedere più che altro come questo tipo di stratagemma bellico sia praticamente connaturato alla natura umana e che sia sempre stato utilizzato, ci viene dalla Terza Guerra Punica, in cui il re di Numidia Massinissa venne usato dall'aristocrazia romana per attaccare Cartagine che dalla Seconda Guerra Punica aveva una specie aveva siglato una specie di patto dove non avrebbe potuto attaccare nessun nemico senza l'autorizzazione di Roma. Esasperata dalle provocazioni di Massinissa, cosa fa? Reagisce e ne deriva quindi il casus belli per distruggere Cartagine. Questo è uno di un classico, diciamo, schema di false flag, di strumentalizzazione, ma soprattutto di provocazione, proprio perché questo piano era stato ordito da una parte dell'aristocrazia romana che voleva appunto distruggere definitivamente Cartagine. Un esempio più vicino invece, un esempio successivo, il grande incendio di Roma, la maggior
parte degli storici ritiene che sia stato il grande incendio che sia stato applicato su ordine di Nerone, che tra l'altro voleva ricostruire la città, aveva già tutti i disegni, non sapeva come fare. E ovviamente qua abbiamo tra l'altro i primi zimbelli, capri espiatori dell'epoca, che furono i Romani, e abbiamo anche l'interesse, quello di ricostruire la città, l'opportunità che divenne l'incendio, i capri espiatori che sono appunto i cristiani a cui addossare la responsabilità di quanto avvenuto. Un esempio più vicino a noi, 1933, l'incendio del Reichstag, che permette ovviamente a Hitler e a Göring di incolpare i comunisti, ci sarà poi tutto il processo, e di convincere poi il presidente a firmare un decreto che anche in questo caso sarebbe stato altrimenti assolutamente impensabile, perché avrebbe abolito la maggior parte dei diritti civili forniti dalla Costituzione. In questo caso abbiamo un'opportunità, l'incendio del Reichstag, la sospensione dei diritti civili, con la scusa appunto della sicurezza, perché era in qualche modo in atto un complotto ordito dai comunisti. E dall'altro poi abbiamo un perfetto esempio di zimbello caprespiatorio, l'olandese Marinus van der Lubbe, che viene arrestato, è un provocatore comunista, però un uomo dalla psiche fragile, quindi è facilmente manovrabile, diventa il caprespiatorio di turno, e viene appunto utilizzato come utile idiota, quindi gli viene appunto addossata la responsabilità di quanto successo. Vediamo velocemente degli esempi storicamente accertati che potete trovare in qualunque libro di storia, ma come dicevo prima, questo tipo di documenti ovviamente vengono sempre dopo, perché altrimenti non funzionerebbe l'operazione sotto falsa bandiera. Abbiamo 1898, il caso del USS Maine, che fu anche il caso svegli per la guerra ispano-americana, l'incidente di Mukden del 31, che fu il caso svegli per la guerra cino-giapponese, la nave da crociera Lusitania, che fu il caso svegli per entrare in guerra nella prima guerra mondiale, l'incendio del Reichstag l'abbiamo già visto. Molto interessanti quelli dei casi portati avanti delle operazioni, soprattutto di guerra psicologica, ma anche di vere e proprie false flag, portati avanti dal neonato Mossad. Abbiamo il disastro di Baghdad, l'unità 131, uno nella primavera del 50 e l'altro dal 48 al 54. Nascerà poi dopo anche l'unità 132, che si occuperà di guerra psicologica. In questi due casi il Mossad arriverà, nel disastro di Baghdad, il Mossad arriverà a sacrificare delle vittime ebree, cioè a far uccidere degli ebrei, per addossare la colpa invece agli iracheni. C'è adesso vedremo poi il progetto Magusa, il 61, l'operazione Northwoods, portate avanti invece ideate dall'amministrazione Kennedy, che sono forse tra i progetti di false flag più sofisticati e perfetti, che siano, per quanto poi non siano funzionati, che siano però stati orditi, organizzati da un governo, di cui abbiamo tutta la documentazione. L'incidente del Golfo del Tonchino, poi ovviamente prima lo citavo, c'è tutto il discorso legato agli anelli di piombo, Gladio, strategia della tensione. Cerchiamo di andare veloci, vi citavo il caso, il disastro di Baghdad dell'unità 131 e poi dell'unità 132, a cui verrà si occuperà poi di guerra psicologica. Vediamo tra l'altro la funzione legata alle false flag del NSC, che è il principale organo che consiglia e assiste il Presidente degli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale e di politica estera, che venne creato nel 1947 da Truman insieme alla CIA. Nel 1948 l'NSC aveva autorizzato la CIA a organizzare operazioni clandestine in tutto il mondo, che appunto vennero poi condotte o promosse dal governo americano, e dovevano essere appunto ideate, pensate, contro stati o gruppi di stati stranieri ostili o a sostegno di stati o di gruppi di stati amici, ovviamente pianificate ed eseguite
gratuite in modo segreto e bisognava fare anche in modo che ovviamente non si venisse scoperti, proprio perché erano operazioni clandestine. Venne istituita un'apposita divisione che è l'OSP, che era appunto volta a pianificare e portare a termine operazioni clandestine in tutto il mondo, e questa divisione si sarebbe occupata di, siamo nel 1948, negli anni a venire, di guerra psicologica, propaganda sporca, che è ovviamente fondamentale per poter manipolare in un senso l'opinione pubblica, di false flag, di infiltrazione, di provocazione, di sabotaggio e di operazione clandestine. Qua andiamo veloci. E proprio all'interno di questa, della creazione di queste operazioni clandestine, troviamo quelle che vi citavo prima, volute fortemente dall'amministrazione Kennedy, in particolare dopo il fallimento e l'umiliazione della baia dei porci, che sono l'operazione Mongoose, tradotto l'operazione Mangusta, nota anche come The Cuban Project, e l'operazione Northwoods. L'operazione Mongoose venne ideata e, diciamo, seguita direttamente dall'allora ministro della giustizia, che era Robert Kennedy. Lo scopo di entrambe le operazioni, Mongoose e Northwoods, era eliminare Castro in modi, come vedremo, ovviamente diversi. Kennedy arrivò a, diciamo, a dettare, a ordinare alla CIA tutta una serie di provvedimenti, di cose che la CIA avrebbe dovuto fare, tra cui anche tutta una serie di operazioni di sabotaggio, di sovversione della polizia, l'utilizzo anche di armi batteriologiche, chimiche, di tutta una serie di anche incidenti e ovviamente anche il ricorso alle false flag. In 4 mesi Mongoose portò alla realizzazione di 5.780 operazioni terroristiche e a 716 sabotaggi a infrastrutture economiche cubane, e venne poi anche arruolata la mafia per tentare di avvelenare Castro, perché tutte queste operazioni di sabotaggio non funzionarono, nella persona di John Rosselli. Non solo, perché poi venne creata una task force che fu all'interno di appunto di un'operazione clandestina delle maggiori e più sofisticate proprio della storia americana, e all'interno sempre degli obiettivi e delle richieste che fece Robert Kennedy c'era anche quella di far saltare una nave americana nel porto di Guantanamo, o di mettere in scena un falso attacco terroristico contro un aereo di linea americano. Cioè Robert Kennedy arrivò a chiedere di far saltare addirittura un aereo di linea americano per dare poi la colpa ai cubani. Arrivò poi, esasperato perché tutte queste azioni di sabotaggio non funzionavano, a chiedere di attaccare direttamente la loro base di Guantanamo per dare la colpa ai cubani, e addirittura in ultimo, ma a un certo punto poi la CIA non gli diede più retta, a ipotizzare anche uno scontro nucleare. L'operazione Northwoods, diciamo che aveva un risvolto più legato alla guerra psicologica, e aveva sempre, nasce sempre nel 62, quindi una specie di continuazione ideale di Mongoose, di suggestionare l'opinione pubblica statunitense, proprio per cercare di creare le basi, oltre che di creare la percezione della minaccia data dal regime cubano, in particolare di Castro, creare le basi per poter attaccare e invadere Cuba. E anche questo prevedeva tutta una serie di azioni organizzate, tra cui anche si pensò di inscenare tutta una serie di sparatorie, uccidendo anche dei civili, ad esempio nelle strade di Washington o di Miami, per dare poi la colpa di nuovo ai cubani. Il progetto, l'operazione Northwoods, non venne poi applicata, dato poi anche il fallimento di Mongoose, nonostante tutto
il cospicuo numero di operazioni di sabotaggi, ma entrambi avrebbero messo in campo anche operazioni sotto falsa bandiera proprio per screditare il regime di Castro e dare la colpa ai cubani. Quindi vedete come questo tipo di schema, di strategia bellica sia sempre stata utilizzata e non sia certo scappata dallo zibaldone di qualche complottista. Come dicevamo prima e all'inizio, tra i vari punti, cioè a che cosa servono le operazioni fatte sotto falsa bandiera, uno è anche quello di creare il nemico pubblico numero uno, che serve per diversi scopi, per distrarre l'opinione oppure l'opinione pubblica oppure per combattarla appunto contro una minaccia esterna. E qua veniamo, dicevo all'inizio, all'emblema del nemico pubblico numero uno, che era quello appunto immaginato da George Orwell nel 1984, ovvero Emanuel Goldstein, che tra l'altro è una specie di traditore del partito e che tutti appunto devono, a cui ogni giorno si deve tributare questa breve cerimonia di 2 minuti d'odio, e che la cosa molto interessante che ci può interessare adesso come riferimento alla figura immaginata da Orwell è che è una figura ormai virtuale, come sono sempre più virtuali alcune minacce che ci vengono proposte soprattutto dai media, perché a un certo punto, soprattutto poi oggi dove si sta andando e si sta sempre più abbracciando un orizzonte postumano legato in qualche modo al transumanesimo, in cui il virtuale sta scalzando il reale, qua davvero bisognerebbe resuscitare Debord e tutto quello che diceva sul reale e sul menzognero, non importa più se poi la minaccia esterna è vera o non è vera, ma soprattutto non importa neanche più tanto se il nemico esterno esiste, esattamente come Goldstein. Serve la percezione appunto del fatto che questa entità possa essere ovunque, possa terrorizzare, fare del male, causare del danno. E in qualche modo ricorre anche poi il sistema del divide et impera, non a caso, e ne parleremo ancora magari poi nel dibattito, viene utilizzato si sta cercando di lavorare nella creazione di fazioni, cioè siamo sempre più tutti più divisi in fazioni pro e contro, sinistra e destra, etichette che vengono date per additare le persone, ma soprattutto per dividerle proprio secondo le fazioni e le tifoserie calcistiche, in modo che poi tanto a godere di un certo tipo di interesse e di risultati sia sempre chi sta nelle retrovie di tutta questa opera di strumentalizzazione. Dall'altro si cerca di esacerbare i toni e la violenza proprio volutamente, dividendo l'opinione pubblica in due schieramenti che devono in qualche modo reagire sempre più di pancia, appunto proprio come le tifoserie. E chiudo ricordando ancora in qualche modo Marcuse, con cui abbiamo iniziato, cioè il fatto che sembra che si sia passati da un paradigma che era basato sulla violenza, pensiamo che veniamo dalla fine del Novecento, che ha visto appunto i due conflitti mondiali e moltissimi altri conflitti, moltissime altre guerre, e stiamo entrando ormai in un'epoca in cui invece sembra vigere sempre di più il paradigma del controllo, e con questo vedremo molto meglio quello che ci dirà Marcello. E non a caso, io non penso che sia un caso, che si stiano proponendo anche questi disegni di legge, tutte queste proposte per creare degli organismi che sembrano, anche qua citando Orwell, la creazione del Ministero della Verità o della psicopolizia, per controllare meglio non tanto le azioni delle persone, degli individui, quanto appunto i pensieri, e quindi cercare di entrare sempre di più all'interno delle nostre menti e dei nostri
immaginario delle nostre coscienze per impedire di essere liberi e di poterci appunto esprimere. Lascio la parola a Marcello che ci farà vedere proprio anche tecnicamente come in questo momento in cui si parla sempre più di fake news, di bufale, come in realtà vengano anche utilizzate da un certo tipo di potere. Grazie. Grazie mille, grazie, mi fa davvero molto piacere essere qui con voi e soprattutto mi fa piacere vedere una sala così piena, perché e non tanto per l'ego mio e credo neanche quello di Enrica, quanto perché se così tante persone un sabato pomeriggio di bel tempo trovano la voglia di venire a spendere un paio d'ore per affrontare un tema davvero fondamentale quale quello dell'informazione e in fondo della libertà della nostra società, è un segnale, a mio giudizio, molto confortante, perché testimonia una consapevolezza civica e un impegno che è quanto mai importante in una fase, secondo me, molto delicata della storia delle nostre democrazie. Scusa, te lo devo per forza mettere tutta pagina, se no loro vedono. Ok, allora scusate. Allora, il mio punto di vista, su cui ho preparato alcune slide, alcune le salterò per rapidità e per magari poi le posso affrontare anche durante la sessione di domande e risposte che avremo, riguarda come i media vengono usati, possono essere usati per fini che non sono quasi mai dichiarati. Così mi sentite bene? Oggi noi viviamo in teoria nell'era dell'informazione 24 ore su 24, in cui sapete tutti quanto si può essere informati. Ognuno di noi ha in tasca, molto probabilmente, un cellulare. Ognuno di noi ha una connessione internet a casa. Abbiamo in Italia Sky TG 24, Rai News 24, le reti di informazioni Mediaset, i radiogiornali frequentissimi, per cui l'ultimo problema che noi oggi abbiamo è di essere informati. Ma noi siamo davvero meglio informati su quel che noi, la società in cui noi viviamo? Sappiamo davvero che cosa accade in un paese come l'Italia, in un continente come l'Europa o in giro per il mondo? La risposta, a mio giudizio, è paradossalmente no. Paradossalmente, questo la molteplicità delle fonti di informazione non corrisponde a una miglior qualità dell'informazione. E poi c'è un punto molto molto importante. I media sono considerati onnipotenti. Lo vedete in Italia, ogni volta che c'è una polemica in questi giorni, ce ne sono in continuazione da destra, da sinistra, dal centro. I media vengono sempre additati o come colpevoli, oppure sono i propagatori di notizie, di informazioni, che non sempre poi si rivelano attendibili e fondate. Allora, il punto però molto importante che riguarda l'insieme dei cosiddetti media mainstream è che il quinto potere non è onnipotente, e non è a servizio del cittadino, perché la realtà è ben più complessa di quel che io come giornalista vorrei raccontarvi. Cioè, a me piacerebbe poter venire qui e dire ok, io sono un giornalista, ho lavorato per tanti anni al giornale con Montanelli prima, quando gli altri direttori, oggi dirigo un grande gruppo editoriale, mi piacerebbe potervi dire io sono il potere, io ho il potere di condizionarvi, io sono il giudice supremo dell'attualità. Non è più così, ma soprattutto l'ecosistema mediatico in cui noi viviamo è molto più complesso. Perché? Perché i grandi stati, i governi, grandi società private, lobby importanti hanno imparato a usare a loro vantaggio lo strapotere dei media. E come hanno fatto? Beh, molto semplice, ricorrendo agli esperti di comunicazione. Viviamo in un'epoca un po' difficile, alla fine vedremo alcune considerazioni riguardo le tematiche di oggi, però c'è un punto molto fondamentale che voglio condividere con voi. Io in 30 anni di carriera, quasi 30 anni, sì ormai sono 30 anni, non ho mai ricevuto una telefonata
da un potente che mi dicesse cosa pubblicare o cosa non pubblicare. Sono stato caporedattore degli esteri di un grande quotidiano nazionale. Sono stato inviato speciale, ho diretto un sito di giornali.it per qualche mese, non mi è mai capitato di ricevere una telefonata. La censura diretta, l'intimidazione diretta, fortunatamente non rientra, o non rientrava forse, nel DNA delle nostre democrazie. Però io, come tanti altri, sono stato condizionato. Ovvero la mia riflessione del tutto anomala per un giornalista sulla natura e la credibilità del sistema di informazione nasce dal fatto che dopo tanti anni di professione mi rendevo conto troppo spesso che quel che io raccontavo pensando che fosse una verità accertata, numero di persone uccise, causa di una guerra, causa di una crisi economica, alla lunga, leggendo le ricostruzioni degli storici o semplicemente vedendo dei rapporti a distanza di qualche settimana, qualche mese, non corrispondeva a quello che io avevo scritto in buona fede. E come me facevano i giornali di sinistra, il grandi stampa internazionale, eravamo tutti assieme nella stessa condizione. Ed è lì che mi sono chiesto, ma com'è possibile che noi in democrazia si possa, noi giornalisti, si possa sbagliare tutti assieme simultaneamente? La risposta la vedete qui. Gli esperti di comunicazione oggi hanno un ruolo decisivo, perché la comunicazione è bellissima, io la insegno anche all'università, all'USI di Lugano e l'ho fatto anche per qualche anno in Cattolica, a Milano. La comunicazione è uno strumento fantastico per rendervi più trasparente il mondo in cui noi viviamo ed è molto positiva. Oppure può essere uno strumento di efficacissima manipolazione mirante non a informare la gente, ma a manipolarne le idee, le percezioni, l'opinione pubblica. E questo avviene fondamentalmente attraverso gli spin doctor, i quali in origine non fanno nulla di male, fanno il loro mestiere. Lo spin doctor è un consulente politico che aiuta il politico a vincere una campagna elettorale. Con quali tecniche si può discutere, belle, meno belle, più o meno ingannevoli, però fa il suo mestiere. Il problema è che quando lo spin doctor ha vinto la campagna elettorale, ormai è abitudine che lo spin doctor entra nel palazzo assieme al politico. E qui nascono i problemi. Perché gli spin doctor sono spesso ex giornalisti, sono persone molto intelligenti, molto brillanti, molto capaci, ma che non sono vincolati a quella che secondo me è una caratteristica fondamentale nella nostra democrazia. Ovvero, quando un'istituzione parla, io da cittadino devo credere che, fatta salva una serie di circostanze uniche e limitate, situazioni gravissime, l'istituzione mi dice la verità, mi comunica dei dati che sono oggettivi, che sono credibili. Quando invece c'è uno spin doctor, il rischio che queste informazioni vengano usate per fini non leciti è molto alto. Gli spin doctor conoscono come funziona il sistema dei media. E il giornalismo non è una scienza esatta, non è l'ingegneria, non è medicina, non è basato su criteri scientifici. Il giornalismo è un mestiere che si trasmette attraverso l'esperienza, attraverso la vita in redazione. Solo chi conosce dall'interno il giornalismo sa come far passare un messaggio nelle redazioni. È un'arte davvero potente. E poi c'è l'altra arte davvero potente che si incrocia con alcune delle considerazioni fatte da Enrica prima. La psicologia. Vi faccio una domanda molto semplice. Noi siamo esseri razionali? No. Qualcuno risponde no, ma tendenzialmente la gente presuppone di sì. Però in realtà noi siamo esseri fatti di un cervello e di un cuore. I nostri comportamenti sono in parte logici, in parte istintivi, subliminali, talvolta illogici. La psicologia delle masse è fondamentalmente non razionale. Quando tu impari a orientare la psicologia delle masse, tu impari ad avere uno strumento fenomenale perché le puoi orientare a tuo piacimento. Faccio un esempio un po' leggero, abbiamo parlato di guarnazioni, faccio un esempio un po'
faccio spesso questo esempio in tante conferenze, è abbastanza divertente. Non dovremmo fare pubblicità, ma in questo caso lo facciamo indirettamente. Questo è l'andamento delle vendite dell'Nespresso. Non è, in realtà la curva, dovrei aggiornare il grafico, mi scuso, si ferma al 2008, ma se la prendiamo fino a oggi, probabilmente tocca le vette, esce dallo schermo, tanto è stata impetuosa la crescita. E sapete cosa ha determinato questa improvvisa impennata degli ultimi anni? Sapete qual è la ragione profonda che l'ha determinata? Yes! George Clooney, il quale è notoriamente il massimo esperto di caffè al mondo. E lui viene chiamato da anni ai concorsi internazionali affinché lui giudichi la miglior aroma, la qualità della tostatura, la qualità dei semi che vengono dai varie parti del mondo. È notoriamente bravissimo. E se io vi chiedessi a ognuno di voi, ma tu compri Nespresso perché te lo dice George Clooney? Adesso ha perso molto presa, gli spot non fanno più, per tanti anni sono andati molto bene. Voi razionalmente mi direste, ma io figuriamoci mai nella mia vita. Però voi siete molto diversi a seconda che voi siate da soli, in compagnia di vostra moglie, marito, vostri figli, la vostra famiglia, o che siate assieme a un gruppo di persone che vanno a un evento pubblico come questo, o che siete magari in mezzo a una folla in uno stadio. Il vostro comportamento cambia a seconda che voi siate cittadini della vostra città o cittadini di un paese. Chiedo un supporto maggiore. Ah, lo no, sentite abbastanza? Va bene? Sentite meglio così. E questo è molto importante. Lo spin doctor sa usare queste tecniche a proprio beneficio, senza che voi né i giornalisti si rendano conto di essere orientati. E poi c'è l'altro aspetto molto importante, quello del controllo dei media, o perlomeno dell'influenza sui media. Ci sono alcune tecniche che vengono usate, non le possiamo esaminare tutte oggi ovviamente, però fondamentalmente i tre principi guida sono questi: controllare il flusso dell'informazione, pianificare in anticipo ogni comunicazione, valorizzare l'immagine pubblica del presidente. E in sé sono principi ovvi. Se io sono un addetto alla comunicazione di un primo ministro, è chiaro che devo sapere che cosa esce dal mio ufficio, è chiaro che devo pianificare le conferenze stampa, i meeting internazionali. Provate a sentire Gentiloni adesso, vabbè, non è proprio il massimo del fascino politico, però sentite che un mattino è a Roma Palazzo Chigi, il giorno dopo è a New York per il vertice al Palazzo di Vetro dell'ONU, 2 giorni dopo è a Londra per il vertice del Ministero degli Esteri, 4 giorni dopo è a Pechino perché deve incontrare il primo ministro cinese, poi torna in Italia, poi va giù in Sicilia perché c'è l'inaugurazione, poi magari succede una tragedia come abbiamo visto poco settimane fa e allora deve andare in Abruzzo o nelle Marche o laddove succede. Hai una vita incredibile, non puoi gestire lui la comunicazione, c'è qualcuno che gliela gestisce ed è uno stress incredibile, è ovvio che tu hai un esperto al tuo fianco. E tutto questo mentre questo esperto deve anche valorizzare la tua immagine pubblica. Renzi di questo era maestro e infatti aveva anche a suo fianco molti specialisti. E allora questi tre principi in sé sono abbastanza normali, però sono come un coltello di un macellaio che tu puoi usare per raffettare un'ottima carne oppure puoi anche usarlo per sbudellare un uomo. Ecco, uno spin doctor spregiudicato usa il coltello della comunicazione per sbudellare la vostra coscienza, per tagliare la vostra visione della vita e tagliarla in modo tale che a lui sia pienamente confacente. Questo avviene fondamentalmente attraverso un principio talmente semplice che quando io l'ho scritto, il libro che gentilmente avete messo qua in vendita è un libro del 2006, ancora oggi è in vendita, è diventato un testo, così, un long seller, un testo di riferimento, mi fa piacere che è stato adottato anche da alcune università. E quando io l'ho scritto qualche anno fa, alcuni miei colleghi l'hanno letto dapprima con un certo scetticismo. Poi alla fine venivano da me dicendo: caspita, le cose che tu racconti effettivamente non le avevo mai percepite, però sono
sono vere. E la cosa più elementare è questa: i media non sono tutti uguali. Se io scrivo un articolo sulla Gazzetta di Modena o sul giornale di Trieste, non ha lo stesso peso rispetto alla stessa notizia pubblicata dal Corriere della Sera o dalla Repubblica. Una TV locale non può essere paragonata come capacità di influenza rispetto alla RAI o a Sky TG24. Sky TG24 ha un'audience ridicola, come TGcom24, come Rai News 24. Ridicole, siamo dell'ordine del 0,5-0,8%. Però nessuno rinuncia a queste reti televisive. Perché? Perché se vi capiterà un giorno di entrare in una redazione, vedrete che ogni redazione ha acceso uno, due, talvolta tre schermi, sempre sintonizzati su queste televisioni. La CNN, famosissima, negli Stati Uniti, ha un'audience altrettanto bassa. Fox News ce l'ha leggermente più alta, ma siamo sempre sull'ordine di millesimi di punto. Però, quando c'è l'avvenimento importante, loro sono sempre lì. Loro sono quelli che danno l'imprinting più forte, ti danno la fotografia, ti danno l'impressione che poi chi riprende? Lo riprendono tutti gli altri media. Questa piramide, sopra ci sono le agenzie di stampa, i grandi giornali americani, le grandi TV americane, i grandi siti, le grandi radio, eccetera, e giù a scendere le altre. Quando c'è un grande evento naturale, mondiale, Fukushima, l'esplosione centrale nucleare in Giappone, l'elezione del presidente americano, un grande fatto, lo scoppio di una guerra, che cosa succede? Questo. È così semplice, si aprono tutti i cancelli dell'informazione, ovvio. Però pensate un po', quanti sono gli eventi nel mondo in un anno capaci di aprire i cancelli dell'informazione tutti assieme simultaneamente? 5? 10? Uno al mese? E invece questo meccanismo di apertura, chiusura e poi improvvisamente chiusura, senza spiegazioni, è molto frequente. Vi faccio un esempio che esula dalla politica: il virus di Ebola. 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa circa, ci terrorizzavano col virus di Ebola. Ricordo una dichiarazione di Barack Obama che diceva: è la più grave minaccia contro l'umanità e per questa ragione noi mandiamo l'unità speciale in Africa, Liberia credo che fosse, per combattere. E poi? Cos'è successo? Io? Sì, se vado a fare certa indagine lo so, la massa non lo sa. Quella minaccia era reale e la prevenzione è stata ottimale o era strumentale? Chi lo sa? Chi ce lo può dire? Perché si apre improvvisamente il cancello su una malattia ricorrente e poi la si chiude? Perché un'influenza banalissima, una delle più leggere influenze stagionali, l'influenza suina, è stata propagata come una delle grandi epidemie del nostro secolo? Perché quando i morti per influenza suina non ce ne sono stati? Perché una persona sana non muore di influenza, una persona molto malata, che è in fin di vita, gli basta un colpo di tosse per morire. Quando ci dicevano che i morti per influenza suina non erano mai persone sane, erano tutte persone che avevano tumori allo stato terminali, malatissime, leucemie, in stato terminale, si beccavano l'influenza e morivano di influenza. Mi faceva impazzire questa cosa, ma chi all'epoca tutti a ripetere questa cosa. Poi improvvisamente, stop, finito. Allora, questo accade perché la cosa importante è la parola che vedete in cima alla piramide, fonti. Il giornalista per verificare una notizia ha bisogno di qualcuno che gli dica che è vera. E allora pensate, chi è che può dirmi se la notizia è vera? Nell'80-90% dei casi è un'istituzione. Ma vale anche per i piccoli fatti di cronaca locale. Chi ti dice cosa è successo all'angolo qui alla strada? Il vigile urbano,
i carabinieri, il comune, l'ospedale, tutte istituzioni. E allora qui veniamo al punto fondamentale. Importante è chi siede dentro alle istituzioni. Se io dentro le istituzioni vi dico la verità, l'informazione sarà di qualità. Se io dentro le istituzioni travesto informazioni in apparenza aggettive, che in realtà sono bacate, sono false o sono tendenziose, o totalmente inventate, l'informazione non sarà attendibile, ma chi se ne accorge in tempo reale? E poi c'è, qui salto un po' ovviamente, il potere delle informazioni. Allora, me l'ho messo in rosso molto apposta perché in questi giorni è un tema di grande attualità negli Stati Uniti. Lo scoop lo fa solitamente il giornalista che ha accesso a informazioni riservate o che viene a sapere prima del tempo di una notizia che verrà data dopo qualche ora o qualche giorno in conferenza stampa ufficiale. Chi mi dà questa informazione? Qualcuno dentro alle istituzioni. La domanda è: sono io bravo a manipolare, a estorcergli l'informazione, o è lui più furbo di me a passarmi l'informazione? Non c'è una risposta certa. Talvolta sono più bravo io, talvolta più bravo lui, però tendenzialmente più la seconda che non la prima. E attraverso le informazioni anonime tu puoi far di tutto. Solitamente le informazioni anonime vengono date in totale consapevolezza, le cosiddette le dritte, le leaks, in cui sentite secondo fonti di Palazzo Chigi, secondo fonti vicino al Pentagono ci hanno comunicato questo. Sono informazioni che vengono disseminate ad arte, vengono trasmesse apposta ai giornalisti affinché escano sotto condizioni di anonimato. Cosa sta succedendo oggi negli Stati Uniti? Stanno cercando di distruggere Donald Trump usando gli stessi metodi, ma con un'eccezione fenomenale, ovvero di solito è il governo stesso che fa uscire le informazioni. In questo caso, siccome Donald Trump non è gradito a tutto quello che Enrica prima ha giustamente definito lo stato profondo, cioè un insieme di interessi che non vengono mai dichiarati, la storia degli Stati Uniti, apro una breve parentesi, è molto semplice negli ultimi 30 anni, non importava che a governare fossero democratici e repubblicani. Guardate l'agenda politica di George Bush padre, quella di Clinton, quella di Bush figlio e poi quella di Obama. Sono agende del tutto congrue e pienamente coerenti nel loro sviluppo strategico ed economico. Non c'era differenza vera tra sinistra e destra. Ci hanno, vi hanno preso per i fondelli per 30 anni. Gli americani, ma noi lì appassionarci, chissà se vince Bush. Io ho seguito le elezioni americane, appassionanti, ma alla fine era un po' una messa in scena. Trump è fuori da questi schemi e per questo Trump stanno cercando di delegittimare, vi piaccia o no, non so qui dirvi che Trump è la soluzione migliore, non lo è, nessuno può amare un personaggio così, però è fuori da questi schemi e ha dichiarato pubblicamente di non voler sottostare a questi schemi e allora stanno cercando di farlo fuori in ogni modo, prima con campagna elettorale, poi nel periodo di transizione con addirittura cercando di corrompere i grandi elettori e ora che è dentro la Casa Bianca lo stanno facendo impazzire. Ieri ero alla radio, ero in macchina, guidavo la macchina, ascoltavo la radio, diceva, annuncio di una rete telefonica, diceva la Casa Bianca userà 100.000 soldati della Guardia Nazionale per cacciare gli immigrati. Subito dopo dice, però Trump smentisce. Allora, se Trump smentisce, tu non puoi dare la notizia così. Non è più notizia. Però non importa, perché quando tu usi il sistema, sai il sistema dei media, fai uscire il leaks, i giornalisti abboccano, perché lo dà la CNN, lo dà il New York Times, lo dà la Washington Post, si propaga in tutto il mondo, tutti la riprendono e la smentita vale sempre la metà dell'annuncio. Lo faranno impazzire Trump con questo sistema. Salvo poi, quando ci sarà un nuovo presidente
dell'establishment, tornerà tutto come prima, i leaks saranno fatti non più per dar fastidio al Presidente, ma per continuare a orientare l'opinione pubblica. E ci sono, la stessa cosa ad esempio sta avvenendo con lo Fillon, il ministro, il candidato del centrodestra, anche lì hanno tenuto nel cassetto lo scandalo della moglie per tirarlo fuori adesso, guarda caso, tempismo. E qualche esempio rapido, poi chiudiamo almeno questa prima fase, è una cosa importante, mi rilascio a quel che diceva Enrica prima, la verità non è sempre quella che appare, qui potrei intrattenervi per ore. Ho scelto tra i tanti esempi, ne facciamo magari due, uno riguarda l'Ucraina, me la ricordate tutti, 2 anni fa, la rivolta popolare, l'emozione, Piazza Maidan, eccetera. Però vi invito a considerare un dettaglio che è sfuggito a quasi tutti. Piazza Maidan è esplosa il giorno dopo l'inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali a Sochi. Ed è finita un giorno prima della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali a Sochi. Ovvero nell'unico periodo dell'anno in cui la Russia, ospitando i Giochi Olimpici, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli, non avrebbe potuto, salvo che di fronte a un attacco militare diretto, intervenire sulla scena internazionale. C'erano quei 15 giorni di tempo, era una finestra ottimale per fare non una rivoluzione in Ucraina, ma un colpo di Stato mascherato da rivoluzione in Ucraina. Ed è andata esattamente così. Solo che la rivoluzione, le rivoluzioni colorate, molto spesso pilotate, hanno bisogno di tempi che possono essere più lunghi, non sai come evolve la situazione. E lì hanno bisogno di fare in fretta. E allora, guarda caso, cosa è successo? Ops! Chi sono questi signori? Sapete cos'è questo simbolo che vedete sul braccio di questo signore pacifista che va in giro propagando la fratellanza tra i popoli? E questi signori, sapete quel simbolo? Questi sono dei neonazisti. Per rovesciare il regime di Yanukovych, per quanto corrotto fosse, hanno usato delle truppe paramilitari neonaziste che sono state adeguatamente addestrate, armate, istruite. E sono loro che hanno impresso la svolta violenta alla rivoluzione di Piazza Maidan, perché solo attraverso la violenza potevano raggiungere il loro obiettivo. La Nuland, oggi fortunatamente Trump l'ha mandata via dal Dipartimento di Stato, che è una delle consiglieri più neocon, più guerrafondai, Enrica la conosce bene, un giorno in una conferenza ha dichiarato che il cambiamento di regime, dunque di spostamento dell'Ucraina dall'area russa all'area occidentale, è costato 5 miliardi di dollari sull'arco di alcuni anni. 5 miliardi di dollari! Questi sono argomenti che però non trovate mai sui media normali. Però senza queste, io qui non invento nulla, non invento nulla. Queste dichiarazioni sono su YouTube, se voi andate a casa fate Nuland, Ukraine, Ucraina, costo, esce fuori questo dato. Però tutto questo è avvenuto e la cosa, vi racconto un piccolo aneddoto. Io questa cosa qui, da esperto di comunicazione, conosco la Russia, conosco l'Ucraina, ho fatto l'inviato speciale per 18 anni in quei paesi, pur non essendo lì ho captato subito l'anomalia e sul mio blog potete andarlo a verificare, se già sul mio blog, blog4 a cuore del mondo, fate Ucraina, trovate riscontri perché le date sono quelle, l'ho denunciato in tempo reale. Dopo qualche giorno mi ha scritto l'inviato speciale di un grande giornale nazionale, siccome era una lettera confidenziale non posso farne il nome rispetto all'impegno, che però era lì, e mi ha detto guarda, non c'è, che tra l'altro io non conosco, mi ha detto guarda, ho letto i tuoi articoli sul blog e devo dire che quel che tu hai scritto corrisponde esattamente a quello che io ho vissuto in prima persona. E lui queste cose le ha anche scritte sul suo giornale, però non era l'unico inviato, il suo giornale gliele ha pubblicate, però c'è una differenza molto importante che ho vissuto anch'io quando facevo l'inviato speciale.
La censura in sé nei giornali non esiste, però c'è una differenza molto netta se tu pubblichi quell'articolo in prima pagina e se l'intonazione dei tuoi servizi corrisponde a quello che il tuo inviato guarda, oppure se il fatto, l'interpretazione anomala, viene pubblicata a pagina 10 di spalla o di fogliettone. Non c'è censura, ma chi si va a leggere un articolo a pagina 10? Magari con un titolo anodino di quelli che non appassiona troppo. Ed Come l'ha smentito. Ed è esattamente quel che è accaduto a lui. Questo è successo in Ucraina. Questo è un altro esempio che risale al 1992, guerra in Bosnia. Qui ci sono i più giovani, non se ne ricorderanno, qualche capello grigio sì, vi ricorderete che polemica, che drammi. Questo è quello che è passato alla storia. Qui vedete, preso due giornali inglesi, The Proof, la prova, dietro il filo spinato, la brutale verità sulle sofferenze in Bosnia. Belsen 92, che cosa vi ricorda questa immagine? Che cosa vi ricorda questa immagine? Molto semplice? A Auschwitz, i campi di concentramento. Però guardate questa immagine, adesso io non so qual è la qualità, ma penso alta. In alto a destra, il primo nodo, guardate, c'è una curiosità, io non ho mai visto un campo profughi in cui il filo spinato è agganciato dalla parte dei prigionieri. Vedete che c'è un anello che esce? Questo me l'ha fatto notare un osservatore assolutamente insospettabile, che io stimo molto, il generale Fabio Mini, con cui io sono amico, un osservatore coraggioso, molto bravo. E infatti io questa foto la devo a lui, è lui che me l'ha segnalata. Allora, infatti questo, attenzione, non era... Questa era la prova, secondo i media di tutto il mondo, di cui ho citato il Daily Mail, il Daily Mirror, poteva essere il New York Times, la Repubblica, il Corriere, il Giornale, tutti hanno detto la stessa cosa. Questa non era la prova di un campo di concentramento, ma questa era la gente che stava fuori un campo di distribuzione cibo dell'ONU in coda per entrare e prendersi la propria razione di cibo. Però, e qui come funziona la percezione della psiche, è bastata una foto di una persona smagrita, in cui si vedono le costole e l'aria sofferente e l'altro biotto perché faceva un caldo incredibile, per dirti, filo spinato, smagrito, campo di concentramento. Non c'è dubbio, i serbi usano i campi di concentramento in Bosnia. I serbi ne hanno fatte di cotte e di crude, io non sono qui ad assolvere. Però questo non è giornalismo. È bastata la furbizia di un fotografo che ha mandato questa foto, magari con una diascalia un po' ambigua, per diventare la prova. E questo signore è diventato ricco, perché probabilmente con gli indirizzi d'autore chissà quanto ha guadagnato. Così facile prendere in giro i media. E i media bocca. E mi riallaccio, e poi così chiudo la prima parte, all'osservazione di prima di Enrica. E l'ha smentita? Mai. Al più una breve. La smentite servono ai libri di storia, servono a chi fa delle ricostruzioni. Però il punto fondamentale è, allo spin doctor non interessa la verità storica. Allo spin doctor interessa imprimere l'immagine, la notizia che lui vuole trasmettervi al momento. Che poi la verità salti fuori, va bene, ci sta tutta, tanto poi... Io magari mi fermo qui e poi ci sono altre considerazioni, anche se volete, sul tema delle proposte per censurare i cosiddetti fake news, che sono molto di moda purtroppo in questo momento in Italia. Grazie. Grazie. Siamo in dibattito, mozione d'ordine, domande, in maniera tale che poi i relatori possano interloquire, tra l'altro, come ha detto Marcello Foi, eventualmente anche rispetto alla qualità stretta di questa proposta di legge. C'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio? Mi sembra che i temi siano sostanziosi. Penso che stai vicino vicino. Prego. Penso se non fuggi. Non sai i complottisti e i scossi in Italia. Partendo dal presupposto che non dissento da quello che ha già detto, forse ha vissuto una realtà giornale in modo diverso da altri, sappiamo tutti che la stampa è pilotata, ma
parlano partiti, ruoli politici, finanziari, banche, eccetera. Quindi forse lei sa meglio di me quando un articolo possa essere pubblicato o meno, o un giornalista eliminato. Partendo da questo, mi attendevo oggi di sentire qualcosa anche per il momento attuale che riguarda il nostro paese, che è quello che ci sta a cuore, arrivando ai tempi nostri, visto che è in atto una guerra mediatica oltre che civile. Quindi questo chiedevo a lei di onestamente di dire, perché è a conoscenza di tutti e lampante, è chiaro, e quello che ci viene detto dal quarto governo non eletto non corrisponde alla realtà, come quello che non ci nascondono. Inoltre aggiungo che ai vertici di quella piramide abbiamo omesso di dire chi ha il comando, ovvero Soros, gruppi di banchieri, uomini politici, quindi la formazione, Sky e chi le guarda, e la RAI, e dobbiamo sentire le notizie e ciò che accade dalle istituzioni quali? Istituzioni che non perseguono la nostra Costituzione, ci tolgono i diritti civili, e siamo in un colpo di Stato, e in questo bisogna essere obiettivi ed onesti intellettualmente. Grazie. Allora, posso rispondere? Vai tu. Allora, io forse, io sono allievo di Montanelli, se mi sono espresso male la colpa non è mai del pubblico, ma ecco, pronto, la colpa non è mai del pubblico, ma la colpa è del giornalista. Allora, io ho citato un caso di condizionamento diretto, cioè a me non è mai capitato di ricevere una telefonata da un ministro o da un ufficio stampa. Altra questione è i giornali sono orientati, hanno delle linee rosse invalicabili? E la risposta è certamente sì. Allora, la stampa, il giornale della Fiat, anzi della FCA, oggi si chiama così, non vedrete mai un'indagine sullo smantellamento del tessuto industriale vicino a Torino. Sì. Allora, questo però è un altro discorso. È evidente, il Sole 24 Ore è che non posso dare esempi di moralità visti i disastri finanziari che ha combinato, non parlerà mai male della Confindustria. L'Unità non farà mai un'inchiesta un po' pesante su Renzi o su papà di Renzi, ma questi sono i condizionamenti impliciti che ci sono e che io non nego, perché qui parlavano i condizionamenti diretti. Venendo alle qualità, ed era un punto che infatti io ho previsto qui, è che oggi noi siamo in un'epoca, a corollario del mio ragionamento di prima, che alla fine quel che è successo è che per me è un motivo di speranza, è che troppo spin, troppa disillusione, troppo inganno dell'opinione pubblica internazionale e nazionale, troppo scollamento tra la realtà di un paese e la realtà dei cittadini, cioè tra la realtà annunciata, ha provocato una reazione di rigetto. Cioè, quando Renzi, venendo all'Italia, diceva l'Italia riparte, il Jobs Act porterà migliaia di cose, i rosiconi perdono, l'Italia... Allora, e la gente poi vedeva, perdevi il posto di lavoro, ti pagano coi voucher, le pensioni diminuiscono, intorno a te i tuoi amici partono per trovare lavoro, oppure se lo perdono per 50 anni non lo trovano più. Allora la gente si dice, qui mi stanno prendendo per il naso. Allora, il punto è, quando questo accade, quando troppe volte la gente viene disillusa e può verificare di persona di essere stata presa per il naso, quel che è successo è che nell'era del web è andata a cercare fonti alternative sul web. E così, se voi siete qui è perché mi conoscete e conoscete anche Enrica. Enrica è un po' meno presente, ma è molto presente coi libri, perché voi conoscete autori, opinionisti che sono alternativi, che si sono fatti una credibilità col proprio lavoro, non con la propria istituzione, col proprio lavoro. E questo per me è molto positivo. Che poi ci siano anche fake news, però vediamo un po'.
vedete in che mondo abbiamo vissuto, le fake news ci sono a tutti i livelli. Mi lasci finire, scusi. Allora, il punto è che... Arriva, ci arriva, se mi lascia parlare. Allora, qui se volete, quel che è successo è che in Gran Bretagna il terrorismo economico non è servito a fermare la Brexit, in elezioni americane ne abbiamo visto in cotte di crude, però ha vinto Trump, in Italia il referendum del 4 dicembre, nonostante la propaganda di Renzi che ha anche assunto Jim Messina, il suo spin doctor, e guardate che sondaggi davano qualche giorno prima, il no in testa al 40%, il sì al 37%, poi sapete tutti com'è andata a finire, no? 60%. A tutto questo sono queste cose, cioè è emerso secondo me un sentimento di ribellione sana, di attaccamento ai valori democratici, di desiderio di una società più credibile e di giustizia economica, sociale, chiamatela come volete, e che per me è molto positivo. Però per l'establishment questa non è un'evoluzione positiva. E allora quel che a me preoccupa molto è, infatti, la campagna è iniziata negli Stati Uniti dall'entourage di Hillary Clinton, ha cominciato a parlare di fake news e di post verità e cominciare a confondere le acque, a invocare misure restrittive contro le bufale. Tutta questa polemica, i blogger più attenti l'hanno denunciato in tempo reale, non aveva altro scopo che, tra l'altro, piccolo dettaglio fondamentale, dello spin dentro le istituzioni di cui vi ho parlato fino ad oggi non c'è mai traccia, nel senso che mai nessuno denuncia i fake news che originano dentro le istituzioni, piccola, enorme ipocrisia, però il rischio finale è questo. E se voi andate a leggere il disegno di legge che è stato presentato in Parlamento sotto proposta di una deputatessa ex grillina ma firmato da un po' tutti i partiti, è un vero scandalo. Multe e carcere fino a 2 anni. E guardate il linguaggio che hanno usato. Si punisce chi diffonde notizie false e tendenziose. Ieri una blogger su Twitter diceva, ha notato che esattamente questa frase, notizie false e tendenziose, è esattamente il linguaggio che usava Mussolini nella legge sulla stampa. Allora, quando un regime, poi chi decide che le notizie sono false e tendenziose? Cosa facciamo con i signori Bush e Blair che hanno fatto una guerra in Iraq basata su notizie inventate a tavolino? Li decapitiamo in piazza? Perché se tu metti in carcere per 2 anni un blogger che racconta un'opinione falsa, chi fa una guerra che provoca milioni di persone, cosa devi fargli? Se c'è proporzione della pena. La mia è una provocazione, chiaramente. Però il punto è, alla fine, questo impeto di libertà, di accesso a altre forme di informazione, spaventa talmente tanto l'establishment, perché ha perso degli appuntamenti elettorali importanti, che la risposta è gravissima. È una minaccia alla democrazia, è l'imposizione della censura diretta. E anche il discorso di Zuckerberg, che io ho leggiucchiato, quindi non ho ancora letto, per cui non mi esprimo nel dettaglio, è pericoloso, perché dice, per il nome del bene, vogliamoci noi tutti assieme, superiamo le istituzioni e Facebook diventa praticamente la grande arena per tutti. Big Brother is watching. Per questo io dico, siamo in un momento delicatissimo, molto molto preoccupante. Se queste intenzioni, che finalmente hanno gettato la maschera con questa proposta di legge, dovessero passare anche solo in parte, bene, forse tra qualche anno né Enrica né io potremmo essere qui a fare una conferenza di questo genere. Ci arresterebbero. Certo. Allora, io ho un'esperienza diversa, perché ho un background, una redazione televisiva, adesso non faccio nomi, ma tanto chissà sa. Devo dire che quando me ne sono andata dimettendomi, quindi rassegnando io le dimissioni, è perché all'interno di questa redazione, così come in molti altri posti, c'era una censura che veniva imposta dall'editore su pressioni politiche, interessi economici e quant'altro.
Questo tipo di censura era assolutamente diretta, cioè c'erano delle veline, potevi trattare un certo tipo di tematiche, altre non le potevi trattare, ad alcune tematiche le potevi trattare in determinati modi, altre no. Poi la questione ovviamente della notizia trasmessa in televisione, che è molto più breve, ha un approfondimento diverso che sulla carta stampata e anche meno tempo di poterla costruire, si basa anche sul discorso del montaggio. Chi ha un minimo di esperienza su come si monta un prodotto audiovisivo sa anche su come, insomma, anche lì si può manipolare quello che è stato detto o non detto, utilizzare anche come si utilizzano le immagini, eccetera. Qua il discorso sarebbe molto lungo. Io però posso testimoniare su come in un certo periodo, in particolare quello in cui io poi me ne sono andata dalla televisione, seguente allo scoppio della bolla finanziaria, non si doveva, ma non è che avveniva soltanto nella mia redazione, ma in tutte le altre, non si doveva parlare di crisi finanziaria, ma soprattutto di crisi economica. Cioè andava tutto bene, in Italia andava bene, non c'era nessuna crisi. Non a caso in quel periodo anche molti, diciamo, politici si sono sbellicati, si sono, insomma, sempre espressi negando assolutamente che ci fosse la crisi, andava tutto bene, bisognava dire così, bisognava tranquillizzare le persone. Ma come avveniva questo? Perché poi era un po' difficile dover negare qualcosa che era evidente. Ti veniva imposto di non riprendere, ad esempio, non intervistare se c'erano degli scioperi, se c'erano delle manifestazioni. Ci poteva essere anche il tipo incatenato davanti al comune o alla mega manifestazione, mega sciopero con centinaia e centinaia di persone, tu sei casualmente eri lì con la tua truppa, eccetera, dovevi girare dall'altra parte rischiando anche linciaggio, giustamente, perché non esisteva, quello non esisteva. Automaticamente tu non soltanto eri censurato, ma stavi dando come servizio pubblico una menzogna, perché dovevi vendere appunto balle, cioè dovevi vendere la percezione che tutto andasse bene quando era assolutamente evidente che le cose non andavano bene. Questo è un piccolo esempio su come comunque in molti modi si possono, il giornalista può ricevere, diciamo, un certo tipo di pressioni, perché ci sono tutta una serie di interessi, perché poi magari appunto l'editore di un certo tipo di realtà riceveva dei finanziamenti o era legato a doppia mandata a un certo tipo di poteri anche politici. E poi ovviamente ogni tipo di redazione magari è inquadrata da un punto di vista anche appunto politico, e quindi devi seguire una linea, cioè devi essere di destra, quindi intervistare soltanto un certo tipo di personaggio oppure all'opposto, eccetera. Poi c'erano anche dei casi in cui, diciamo, casi di cronaca giudiziari in cui alcuni personaggi che magari erano stati arrestati non potevi darne la notizia e quindi non esisteva, no, la notizia, oppure la davi in modo assolutamente diverso, da magari avevi dovuto creare per giorni, parlare di un caso di cronaca giudiziaria di qualcuno, magari di un politico, ma se succedeva un altro dovevi far finta di nulla, e anche qua è una forma di manipolazione dell'informazione. Poi ovviamente c'è chi sottostà a questo regime perché si abitua, perché ha famiglia, perché deve portare uno stipendio, eccetera, e io ho detto a me questo tipo di lavoro non piace, quindi me ne sono andata. Detto ciò, e arrivando a quanto sta succedendo adesso con il DDL Gambaro, io, come concordo assolutamente con quello che ha detto Marcello, io l'impressione che anche qua strumentalizzando, utilizzando tutta una serie di argomenti, pensiamo ad esempio anche alla lettera che la Boldrini ha scritto a Zuckerberg, dove mi sembra si lamentava anche che non avesse ancora ricevuto risposta, in quella lettera pubblicata anche da Repubblica, mi sembra, io almeno l'ho letta sul sito di Repubblica, si partiva anche con degli argomenti assolutamente logici e plausibili, cioè parlava di una forma di cyberbullismo, di violenza che trovi sui social e tutto, e poi a un certo punto con un salto
carpiato, dove la logica assolutamente iniziava a latitare, con un antisillogismo si passava a parlare della necessità di reprimere, appunto, di censurare i siti che riportano fake news, eccetera. E tu già dici, ma cosa c'entra il discorso della violenza, eccetera? Che già lì c'era uno strumentalizzare e un voler additare a un certo tipo di siti, che ovviamente sono poi quelli della controinformazione, la causa del fatto che ci sia la violenza sui social, non al fatto che magari ci siano le persone che sono maleducate, caffone, o che utilizzano male, no, un certo tipo di mezzi. Qua c'è anche tutta una forma di strumentalizzazione. La mia impressione è che orwellianamente di nuovo si stia cercando di creare una specie di ministero della verità, dove ci saranno dei controllori, che non abbiamo ancora ben capito quali siano, a me piacerebbe capirlo, anche se una vaga idea ce l'ho, controlleranno tutti noi. E anche qua però platonicamente mi chiedo, ma poi chi controlla questi controllori? Chi sono questi che dovranno andare a verificare non soltanto la verità, e quindi se una notizia che viene data su un blog, perché poi questo DDL non va a interessarsi a riguardare anche la carta stampata, quindi se tu scrivi una cretinata, una bufala volutamente e sei un giornalista della carta stampata, va bene, ma se tu invece hai un blog, un sito e non sei giornalista, quindi non puoi occuparti di un certo tipo di tematiche. Ma soprattutto, che cosa significa essere tendenziosi, faziosi? Che cosa vuol dire? Perché oggettivamente anche qua è una questione molto aleatoria. Quindi a me sembra che ci sia sempre di più oggi, ed è per questo che insomma bisognerebbe che tutti prendessero un minimo di posizione, il tentativo di censurare il pensiero e poi anche l'espressione, quindi il tentativo di costituire, oltre che un ministero della verità, una vera e propria psicopolizia, per cui siamo arrivati a un certo punto in cui noi non potremo più dire nulla che non sia mainstream, che non sia allineato al politicamente corretto, che non sia allineato a quello che il potere vuole, perché altrimenti incorrerai, tu dici giusto? Giusto? La Costituzione tutela la libertà di pensiero, di parole e di espressione. Sì, ma iniziano a esserci comunque già delle eccezioni, ed è ovvio che questo tipo di, come si dice, di censura deve avvenire. Come? Loro devono essere censurati per questo. L'hanno arrestato in legge generale. Questi sono dittatori. Punto. Dobbiamo dirlo. Diamo corso alla grande domanda. Vai, vai, vai. Prego. Buonasera, Igor Germano, sono un docente universitario di comunicazione politica pubblica nei movimenti. Allora, adamantina e molto lucida, però vorrei partire da un esponente mistico, vorrei partire da Borsa, come è stato evocato, non si sentiva bene, non so da chi di due, no, per dire che dobbiamo però contestualizzare tutto questo, è giustissimo, in un momento di spettacolare disintegrato. Cioè, spettacolare disintegrato. Dove? Dove? Partendo dalla società dello spettacolo, partendo da De Bono, partendo dai sintomi e dalle profezie, noi abbiamo una situazione in cui i media sono establishment, cioè non si possono vedere come testo che non si dà, è un testo che si dà. I media sono, se penso al contesto italiano di 50 anni, io li ho visti i media all'opera con l'establishment, la loro guerra totale e totalitaria ai fatti durante l'Argentonio. Io ero studiato all'università di scienze politiche e mi ricordo quanto era l'establishment, le famose riunioni dei quattro direttori dei quotidiani che concordavano la gogna, che concordavano la dissoluzione, che sperimentavano, se vogliamo, nella terra di Machiavelli e di Giardini, la secessione dell'elite, però non dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso, in forma distopica, dispotica, mentre nella rete sperimentiamo tutti in questa forma distopica. Cioè, ci stanno dando la garanzia, i media come establishment, che il futuro della rete, che all'inizio era un'ottimistica visione della prateria, dei libertari, la terra recinto,
dove il futuro non è certo migliore del presente, ma è un futuro retrattile, è un futuro reattivo, è il futuro degli haters, è il futuro dell'anonimato, è il futuro dell'attacco alle spalle. Tutte cose che per esempio in 50 anni di politica italiana noi potremmo sfruttare come un osservatorio. Chiusa la premessa, sinteticamente, due domande. Allora, tutto questo secondo me, censura, manipolazione, influenza, violenza verbale, eccetera. Sì, tutti i termini. Sì. Massi mediatici, secondo me, e la prima domanda è evidente che siano possibili. Allora, tutti i termini della tradizione mass mediatica, ritenete che siano possibili in una traduzione biomediale, digitale? Io ho dei dubbi, cioè se alcune cose, alcuni processi possono essere tranquillamente traslocabili, altri non sono possibili immediatamente comparabili. Cioè la violenza, l'attacco e quant'altro secondo me è quadruplicato nel web, anche perché l'arena pubblica nel web ha una rappresentazione opaca rispetto ai mass media. Quindi secondo me, prima domanda, per voi bisogna agire sugli strumenti o sui linguaggi? E poi secondo me, è la seconda domanda, noi abbiamo sperimentato negli ultimi anni, ancora in Italia, una spinta al conformismo in una parola che è diventata una parola chiave che conglobava tutto, cioè lo storytelling, che in metà era un mito che si autogiustificava, ma anche una vecchia favola, le cosiddette favolette, la cosiddetta inconsistenza che poi è diventata pressione, è diventata rappresentazione, ci hanno fatto le kermesse e 25. Quindi, due domande, lavorare sul linguaggio, sugli strumenti. Secondo me, riflettere sul tipo di rappresentazione e di autorappresentazione fra mass media e politica. Grazie. Sì, allora grazie mille per queste osservazioni da competente, da collega. Io non sono un docente di ruolo, ma ho la fortuna di insegnare. Allora, il primo punto è molto importante, io lo sintetizzo così. È vero, c'è un problema oggettivo, cioè se voi andate a vedere certi post su Facebook, certi commenti nei blog, oppure quando si aprono i forum, nonostante i filtri che ci sono, per esempio ci sono dei filtri automatici, le parolacce vengono i post che contengono le parolacce vengono automaticamente scartati, però ci sono dei trucchi, no? La gente, se uno vuol dire una parolaccia, ci mettono i due asterischi o i due parentesi, tutti capiscono lo stesso e salta il filtro. Questo è un problema reale, però il punto è che questo tipo di degenerazione, gli haters e gli insulti gratuiti, viene usato come pretesto per, in questo momento, per mettere a tacere le voci libere. Per cui c'è volutamente una commistione tra un problema di etica sociale sui social media e contenuti scomodi, e fanno apposta a confondere queste due cose, perché punendo i primi punisce anche i secondi. Questa è la minaccia principale che noi oggi dobbiamo affrontare. E su questo si innesca un altro punto. Facebook è al di sopra della legge. È molto importante questo. C'è stato delle polemiche giudiziarie. Oggi, se un magistrato di un paese qualunque, italiano o non italiano, ha bisogno di accedere a un account Facebook a fini di indagine, è solo il signor Zuckerberg che decide se aprire o no quell'account, perché il signor Zuckerberg è al di sopra di qualunque legge nazionale, e questo è un problema gravissimo che non viene mai posto. Allora, io ritengo che il problema della etichetta negativa o degli insulti, vi trasmetto la mia esperienza sul blog. Io ho un blog da ormai 10 anni. E sul mio blog io ho bannato 4 o 5 persone in 10 anni.
non di più. Tendenzialmente io non insulto mai nessuno, il tono è abbastanza alto perché è esplicito, e tendenzialmente i commenti che ci sono riflettono il tono del mio blog. Poi intanto c'è qualcuno che la fa fuori, diciamo così, però sono eccezioni. Altrove invece si prevale più l'istigazione all'odio. Ma il problema per me si risolve in maniera molto semplice. Primo, bisogna mettere i social media sotto la legislazione del paese in cui operano, per cui non deve essere un'entità a parte sovranazionale. E per cui il signor Facebook, il signor Twitter, il signor chiunque deve essere costretto ad aprire e a diffondere i dati degli utenti. Secondo, c'è una legge sulla diffamazione. Così come un giornale risponde di diffamazione, se io insulto Enrica, gli dico tutte le parolacce, lei si arrabbia e mi denuncia giustamente, e poi io se ho torto sono costretto a risarcirla, lo stesso deve valere per chiunque si esprima. È molto semplice. Per cui così in questa maniera tu punisci chi si diverte a insultare, infangare, chiunque, ma lasci totalmente libero il dibattito sulle opinioni. E responsabilizzi poi anche gli utenti. Molto semplice. Solo che chiaramente se oggi io voglio fare causa all'utente Malcolm X di Facebook o di Twitter, faccio denuncia a polizia, a questura e poi... Se invece è un utente di un blog, sì, col blog voi sapete o dovreste sapere che l'indirizzo IP alla fine è una traccia che ti consente di arrivare alla persona che ha scritto il post. Faccio una piccola digressione un po' divertente. In Svezia uno spin doctor, qualche anno fa, uno spin doctor non molto brillante, mandava delle lettere false ai giornali e cambiando ogni volta il nome. Erano così insistenti, denuncia contro i politici dell'opposizione, così insistenti, così accurate, così velenose, che a un certo punto un direttore di un giornale si è stufato e ha trasmesso il dossier a un magistrato, il quale ha aperto l'inchiesta e è saltato fuori che a mandare queste email era lo spin doctor di fianco all'ufficio del primo ministro. Naturalmente lo scandalo è saltato, perché lui pensava che solo cambiando il nickname potesse essere... garantito il suo anonimato, in realtà così non era, un po' sciocco come. Quando è saltato fuori lo scandalo, ovviamente il primo ministro ha detto: oh, ma io non sapevo che il mio collaboratore, il mio ufficio, l'ufficio di fianco al mio faceva queste cose, sono scandalizzato. Lo spin doctor si è dimesso e tutto è tornato nella norma. Questo per dirvi che se tu vuoi poi ricostruire, lo puoi fare, però non sui social media. E la seconda questione, aspetta, adesso parlando mi è sfuggito, era sul... No, ma già risposto. Già risposto. Ok, perfetto. Allora, sì, io sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto Marcello. Poi tra l'altro, se tu ne hai bannati 4-5, io ne avrò bannati almeno 400-500, forse anche di più solo su Facebook. Semplicemente perché devo dire che gli haters e i troll mi amano molto, ho insomma collezionato una serie di epiteti, ingiurie, minacce colorite, ma quando c'è anche stato insomma, ad esempio quando ho segnalato anche insomma, delle minacce, degli epiteti decisamente colorati al mio indirizzo, magari poi Facebook di risposta mi diceva che non ci vedeva nulla di male nel contenuto e quindi sono rimasti. Quando anche diciamo, ho fatto ricorso alla magistratura è andata anche lì buca. Quindi nel senso conosco benissimo l'argomento perché ci sono passata, però penso che sia una forma, adesso si stia strumentalizzando questo problema, si dovrebbe risolverlo da un punto di vista pratico e tecnico in modo diverso come appunto proponeva Marcello. C'è anche l'altro discorso, secondo me, io prima parlavo di divide timpera e del fatto che e i social sono serviti anche secondo me in questa direzione, si sta cercando di agire sempre di più sulla pancia delle persone, sempre meno sulla testa o sul cuore, chiamiamola come volete, e esacerbando ad alzando volutamente il livello.
e creando, inducendo sempre più un clima di violenza, dall'altro che poi verrà appunto strumentalizzato. Poi sicuramente ci sono anche qua agenti provocatori, troll, eccetera eccetera. Dall'altro, secondo me, un problema di cui dovremmo renderci conto, perché siamo tutti noi responsabili, è che un certo tipo di strumenti, come la possibilità di commentare su un blog o su un sito, o di scrivere tutto quello che ci passa per la testa, no, per la testa, per la lingua, senza essere passato per la testa, è dato anche da una forma ormai di scollamento, secondo me, tra il cervello e la lingua, dato da una forma di non educazione né maleducazione. Se tutti noi fossimo responsabilizzati, più responsabili, e anche avessimo un livello morale ed etico un pochino più alto, eviteremmo di insultare o di insomma generare odio perché magari ci siamo svegliati male. So che sembra una banalità, però in realtà tutto ciò viene poi insomma strumentalizzato, appunto, come vediamo, anche quando, diciamo, c'entra poco, non c'entra niente, perché poi di fatto, quando poi qualcuno si ritrova appunto denigrato, bullizzato, io guarda, non voglio immaginare che cosa succede soprattutto agli adolescenti oggi con, no, i social network, c'è poi la difficoltà a punire questo tipo di personaggi, proprio perché mancano, no, diciamo, i meccanismi poi tecnici pratici. Quello che si sta invece facendo adesso con DDL Gambaro e tutto il resto, invece, secondo me, a mio avviso, è semplicemente un tentativo di andare a censurare ciò che non è mainstream, ciò che non è allineato a quello che si vuole essere ormai un pensiero unico, e cioè in qualche modo andare a castrare totalmente, inibire anche quella che definiamo con un termine orrendo controinformazione, o comunque informazione alternativa. Poi secondo me sta anche alla gente cercare di approfondire, essere meno superficiale, perché se io apro un sito che si chiama Il Fatto Quotidiano o robe del genere, magari se leggessi anche solo attentamente l'indirizzo o quello che c'è scritto dentro, potrei immaginare, capire, intuire che magari è stato fatto apposta per prendermi in giro. Se poi non lo faccio e condivido subito quel contenuto con tutti gli altri contatti, senza magari neanche leggere neanche l'articolo, ma semplicemente vedo la preview e lo condivido, questo però anche di nuovo, secondo me, è una questione di mancanza di coscienza critica, di superficialità e di irresponsabilità, e perché ormai i social ci aiutano a essere sempre più veloci in tutto, e quindi diffondiamo e ci piace diffondere ciò che è in linea con quello che pensiamo, anche se non è vero, perché io ho l'impressione che le fake news servino a in qualche modo garantirti di illuderti che quelle cose siano vere, anche se magari lo intuisci che non lo sono, semplicemente perché ti piacerebbe che lo fossero. E anche qua in qualche modo c'è una forma di superficialità, cioè ti piace credere che quelle notizie che stai anche diffondendo sono vere perché lo pensi. Grazie per questo intervento. Ha citato Il Fatto Quotidiano, ma ultimamente mi sto accorgendo come giornali del regime, comunque importanti come il Corriere, soprattutto nella fase che chiamiamo la Raggi, cioè da giugno in poi, io non riesco più a dormire. Tutte le volte che guardo un giornale, hanno usato la scorta, la macchina di storia con la scorta, e questo c'è lo Stato, poi c'è la polizza, poi c'è questo, no, non esiste più l'informazione italiana, perché la Raggi, ovviamente. E poi il riferito di Spin Doctor, sì, immagino che non sia riferito a quelli che dicevano che c'erano il tunnel dei neutrini, piuttosto che la pubblicità della Lorenzin con i ragazzi di colore che spacciano le canne, insomma, qualcosa di... E no, volevo chiedere appunto come mai da giugno, se c'è qualche riferimento a questo bombardamento quotidiano, al fatto che volenti o nolenti, simpatizzanti del Movimento 5 Stelle o non simpatizzanti, ci sia questo proliferare di notizie inutili rispetto appunto al sindaco Raggi, e
fatti per i prossimi 5 anni, insomma, se una cosa come nel livello ucraino, come nel livello Trump, situazione di e questa è la mia insomma, domanda, un'altra cosa vuol dire come si ricorda anche il Vaticano rispetto a un tipo di spirito, se vogliono essere precisissimi come si ricorda un tipo di notizia, un tipo di stampa che è sempre molto controllata e come si evolve anche questo tipo di notizia, ecco, grazie. Allora inizio velocemente perché poi c'è Marcello che aveva una slide anche su questo. Secondo me il proliferare, poi è esploso soprattutto nell'ultimo anno, di siti che appunto creano volutamente delle bufale, io penso che al di là del fatto che poi questi qua guadagnano dai click eccetera eccetera, sia stata un'operazione molto sofisticata per far scoppiare il problema e poi in qualche modo legittimare una reazione, cioè azione, reazione, soluzione, molto semplice, è successo in modo molto veloce, tra l'altro il titolare almeno di alcuni dei siti maggiori, Libero Giornale, il Fatto Quotidiano e altri, è lo stesso, c'era anche un'intervista alle Iene proprio l'altra sera, dove poi tra l'altro invitavano ad andate sul sito bastabufole.it e firmate anche voi affinché no, ci sia questa censura no, di questi siti bufalari. Ma nel momento in cui sai che ci sono questi siti di bufale e lo puoi capire appunto dal contenuto, ma anche da dei dettagli come il nome stesso del sito, sta anche te, utente, invece di dover legittimare la censura di tutto il web, quindi di tutte le voci, farti leggermente furbo, meno superficiale e smettere di andare su questi siti perché abbiamo capito tutti che vendono bufale. Se c'è ancora gente che ci va e continua a utilizzarle, questo è anche dato da una forma di irresponsabilità, ignoranza, superficialità, eccetera, eccetera. Ma secondo me questo tipo di operazione è stato in qualche modo è stato creato ad arte, secondo me, qui magari mi sbaglio, per provocare una reazione e poter poi richiedere appunto una soluzione dall'alto attraverso un tipo di disegno di legge che secondo me è liberticida, molto orwelliano. Vedi caso di sola. Come? Sì, 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 certo, infatti, ovviamente lui con i video anche, perché c'è stato il discorso della sospensione della monetizzazione, nel momento in cui vai in qualche modo anche a tagliare la monetizzazione, quindi gli introiti di quegli autori, giornalisti, colleghi indipendenti che si occupano in modo serio, quindi non inventandosi delle bufale appunto per guadagnare dai click, tu cosa fai? Fai in modo che quella persona che comunque è un professionista, come nel caso di Messora, non riceva, non possa più vivere di quello che fa e che quindi d'ora in avanti in qualche modo debba trovarsi sì, un altro lavoro e fare quello a tempo perso. A tempo perso un certo tipo di informazione sappiamo benissimo non la puoi fare, perché vuol dire non potersi più occupare della verifica delle fonti, delle interviste e di tutto il resto. Quindi è molto chiaro che si è partiti da lì per arrivare ad altro, perché prima funziona cosa fai? Prima ti tolgo i soldi, poi ti minaccio di multe, addirittura quella della prigione, e quindi automaticamente no, le persone che lavorano in un certo settore insomma inizieranno ad avere paura o comunque a controllare tutto quello che esprimeranno finché non si autocensureranno proprio per paura di una reazione. Io aggiungo riguardo al Movimento 5 Stelle, beh, questo è un caso, si vede credo, è un caso eclatante, veramente una prova di malafede da parte di Repubblica eclatante, cioè Repubblica sul giornale di carta ha scritto questo articolo, vedete il titolo, Di Maio garante Di Marra, la prova nelle chat, lui è uno dei miei, un servitore dello Stato. Dopodiché, dopo in seguito alle proteste del Movimento 5 Stelle, perché la mail di Maio diceva una cosa diversa, ho chiesto ai miei di verificarlo, è un servitore dello Stato, che è ben diverso da dire lui è uno dei miei.
nell'articolo su internet la frase "lui è uno dei miei" è sparita non solo dal titolo ma anche dal testo. Ma la Repubblica, anziché scusarsi con i lettori dicendo "abbiamo mal interpretato", ha cercato e continua oggi a difendersi, secondo me in maniera totalmente inattendibile, però questo è eclatante, in questo caso è veramente eclatante. Nel caso del Movimento 5 Stelle, ma non vale solo per il Movimento 5 Stelle, vale anche per altri movimenti, a un certo punto c'è una sorta di politicamente corretto che si propaga nelle redazioni. In questo caso il politicamente corretto è: mettiamo in evidenza tutto quel che è possibile su, ad esempio, la gestione di Roma. E allora, in questo caso, si prende di tutto e lo si enfatizza. Devo dire che il Movimento 5 Stelle dà una bella mano, perché quando uno di loro parla con un giornalista e gli dice "però mi raccomando non dire che ti ho passato io le cose", il giornalista poi registra e lo diffonde, ancora una volta si cade in una trappola in cui il Movimento 5 Stelle, finché c'era già Roberto Casaleggio che queste cose qui le capiva, non abboccava, adesso che non c'è più lui, secondo me abbocca, ovvero che questo tipo di polemiche servono a innescare delle tensioni interne, dividi e impera, come diceva prima Enrica, e per cui quando iniziano le inimicizie personali c'è sempre qualcuno che, pur di farla franca, pur di farla al tuo compagno di scrivania in consiglio comunale che ti sta così antipatico anche se uno dei tuoi, track, passi la dritta al giornalista di Repubblica, Corriere, Giornale, La Stampa, eccetera. E questo ovviamente è una cosa che i politici, ma non è solo il Movimento 5 Stelle a subire questo, voi ricorderete, qui il presidente Cotta della regione Piemonte è stato costretto alle dimissioni su uno scandalo che ha fatto grande clamore qualche anno fa, cioè gli dissero che aveva spese folli, scontrini senza riscontri, addirittura si era comprato le mutande di color verde con i soldi del contribuente durante un viaggio negli Stati Uniti. E questo tipo di notizia che poi infiamma gli anni, guarda ipocrisia, ti compri anche le mutande verdi, e c'è saltato fuori, il risultato è questo, assolto con formula piena. Però intanto il governatore Cota si è stato costretto a dimettersi. Allora, questo dimostra, se vogliamo parlare di fake news, insomma questi sono due casi eclatanti che resteranno totalmente impuniti. Il problema è, io ritengo che i partiti in generale commettono sistematicamente due errori. Il primo è che quando vincono le elezioni entrano nelle istituzioni senza essersi preparati al governo, cioè senza aver studiato prima i dossier, senza aver capito come funziona l'amministrazione di un governo, dei ministeri, di dipartimenti, dei singoli municipi, perché alla fine sono questi i gangli dove tu puoi decidere, che loro decidono se ti fanno governare bene o male, perché ci vuole pochissimo da una macchina complessa di uno Stato a metterti mille ostacoli di traverso e farti deragliare. E questo sistematicamente tutti si illudono, quando vado io al governo cambia tutto, in realtà dopo 3 mesi ti accorgi che te la fanno. E l'altro punto molto importante è la gestione della comunicazione. Sono degli sprovveduti. Sono degli sprovveduti. La storia italiana è piena di episodi di questo genere e questa ogni volta commettono sempre tutti lo stesso errore. Trattano la comunicazione con superficialità, sottostimano le inimicizie interne che sono sempre fonti di attiva per la stampa che ti vuole del male e cascano sempre sullo stesso male. E questo è un problema, secondo me, anche di formazione culturale e politica dei partiti, soprattutto di quelli antisistema, quelli alternativi, che sistematicamente, e me ne rammarico, pagano questo scotto ogni volta che hanno la possibilità di governare un'istituzione o un paese. Poi secondo me, scusa, aggiungo solo questa cosa, sul caso Raggi, secondo me è anche emblematico su come un certo tipo di
informazione e comunicazione mediatica stia diventando sempre più gossip in generale, sempre più morboso, e quindi ti vadano a martellare insinuando poi tutta una serie di elementi che stuzzicano, che sono sempre più gossip, che magari poi appunto non vengono neanche poi certificati o confermati, anzi. E dall'altro, abbiamo visto nel caso Raggi, si fa tutto un gran parlare, dall'altro tutta la questione legata al padre di Renzi, a Luca Lotti, eccetera, eccetera, magari la notizia è stata data così perché non si poteva non dare, ma di certo non con la stessa, diciamo, anche violenza, comunque la stessa importanza invece che è avvenuta con la Raggi. Dall'altra, secondo me, un certo tipo di bombardamento mediatico serve per distrarre l'opinione pubblica da altre questioni. Noi negli ultimi anni siamo stati distratti da molte cose, da molti provvedimenti che sono passati letteralmente in sordina. Pensiamo al fiscal compact, al MES, adesso mentre tutti dovevamo parlare della Raggi è stato approvato il CETA, oppure appunto c'è il discorso di DDL Gamba. Cioè sembra che poi a livello mainstream l'informazione venga colonizzata da un unico, al massimo due argomenti che vengono analizzati ormai come i casi di cronaca, e quindi strumentalizzati, utilizzati sempre in un modo sempre più appunto morboso, secondo me, per distrarre l'opinione pubblica da questioni molto più importanti, che così passano in sordina, tu non te ne accorgi, e te ne accorgi poi semplicemente dopo, e in questo modo è anche una forma di liberticida, proprio perché vieni finocchiato, te li fanno passare sotto il naso e tu manco te ne sei accorto. Sono Emanuele Montagna e faccio parte insieme agli altri di questa aggregazione che per il momento viene chiamato Belzebù. Io volevo un attimo fare una domanda di tipo un po' diverso, magari uscendo un po' da questi argomenti di strettissima, tra virgolette, attualità. E voi avete giustamente evocato a più riprese in varie situazioni il ruolo di questi cosiddetti spin doctors, no? Beh, è chiaro che in questo momento l'establishment che teme, come giustamente osservava Foa, questo divario ormai tra i sentimenti profondi, si sarebbe detto una volta, dell'opinione pubblica e una realtà, insomma, che è totalmente nel discorso politico, economico, che è totalmente lontana da quello che poi la gente è costretta a vivere, questi sentono a livello dell'establishment, qui intendiamoci, l'establishment che governa quelle fonti che poi fanno partire le notizie dell'establishment, principalmente del capitale finanziario, questi qua sentono questo aspetto. Quindi, ovviamente, funzionalizzando sempre di più gli spin doctors. Però io vedo un altro livello, del quale magari non si è parlato, vorrei chiedere il vostro parere. E hanno anche non solo degli esperti di comunicazione, ma anche degli esperti che agiscono, come si diceva, sulle percezioni, ma anche degli esperti che sono in grado di produrre delle categorie di pensiero che poi le persone appunto seguono, così inconsapevolmente, inavvertitamente, non potendo quindi organizzare un'opposizione che possa, come dire, avere un effetto, perché usano le categorie che appunto questi teorici hanno forgiato per le persone. Quindi le persone poi inconsapevolmente, anche se si trovano a vivere in questa realtà, usano le categorie di chi li governa. No? Cioè, questo è il principio della fabbricazione di quello che noi dall'11 settembre in poi chiamavamo la fake opposition. Allora, vi chiedo questo. Esiste tutta una serie di personaggi che questi non compaiono neanche al fianco dei politici, questi stanno ancora, diciamo, tra virgolette, dietro, negli ultimi 10-15 anni, che si chiamano teorici dell'infiltrazione cognitiva. Ne cito uno in particolare, perché è stato anche lui a fare la tesi di laurea o qualcosa di più con il ricordato Brzezinski, che si chiama Cass Sunstein, che fu anche uno dei consiglieri di Obama,
e prima ancora all'interno di quella che si chiama la commissione governativa sui fatti dell'11 settembre. Queste sono persone che provengono dal, diciamo, dal côté accademico, che operano, come dire, a monte. Ecco, potete magari spiegarci quali possono essere i rapporti di queste persone con quelli che poi dirigono effettivamente le false flag e animano gli spiriti degli spiriti? Doctor? Sì, è molto, cioè, ci sono diversi gradi all'interno di questa domanda. Allora, la prima parte della domanda, a me viene in mente, ne parlavo sia su tutto il discorso che si trova in Unisex, scritto con Gianluca Marletta, e poi in un altro libro, Utero in affitto contro la maternità surrogata. A proposito del Chomsky parlava del principio della rana bollita e poi invece la finestra di Overton, che ci spiegano benissimo come si possa manipolare l'opinione pubblica per gradi, cioè come si possa rendere sempre più passiva l'opinione pubblica andando a sdoganare tutta una serie di idee per gradi, attraverso quindi un principio di gradualità, addomesticando quindi l'opinione pubblica e facendo passare dei principi, delle idee, delle teorie che inizialmente erano assolutamente impensabili e inaccettabili, e come facendo così, ovviamente sempre per gradi, si possa portare all'accettazione appunto di qualunque teoria. E secondo me, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, stiamo vedendo un'accelerazione incredibile su diversi argomenti. Chomsky, così come Overton, sono l'anticamera di appunto tutto quello che sta avvenendo, perché l'opinione pubblica è sempre ormai più passiva anche perché è stata indotta la percezione di più crisi, e non a caso abbiamo assorbito dal modello americano, soprattutto mediatico, il fatto di essere sempre sotto una minaccia estrema ed esterna. Prima è la suina, poi arriva Ebola, finisce Ebola, giorno dopo Isis, finisce Isis e c'è la meningite, finisce la meningite e ci sarà qualcosa. Così come negli Stati Uniti ci sono state delle minacce ancora più colorite, come arrivano le api impazzite, moriremo tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ovviamente, per quanto siano esagerate, amplificate, eccetera, si genera quello stato di shock di cui parlavamo prima, dove poi le persone sotto una forma di shock psichico sono più facilmente appunto manovrabili, controllabili, e si possono quindi poi prendere provvedimenti. Dall'altro, attraverso tutta una forma, secondo me, di meccanismo mimetico, che ovviamente va per gradi, soprattutto attraverso un bombardamento mediatico, soprattutto secondo me tramite lo spettacolo, con spettacolo intendo l'arte, la moda, la musica, il cinema, la televisione, adesso la serie TV, si riesce a riscrivere completamente non soltanto ciò che è cultura, ma addirittura ciò che è antropologico, andando a spersonalizzare completamente l'individuo, andando ad abbattere tutta una serie di identità fino all'ultima, che secondo me è appunto l'identità di genere di cui parlavamo proprio io e Marletta in Unisex. Come avviene? Avviene attraverso un bombardamento, anche perché ci sono diverse fasi, ma anche un bombardamento mediatico dello spettacolo e un'imposizione di modelli che vengono poi recepiti appunto perché sono i modelli di riferimento, sono le star. Prima Marcello parlava del caso di Clooney, non a caso su Clooney si sta anche vociferando da parecchio tempo il fatto che possa essere il futuro, adesso non si sa quanto futuro, presidente candidato alla Casa Bianca, perché in qualche modo rappresenterebbe non soltanto il politicamente corretto, ma il Reagan 2.0, perché sarebbe l'attore, il sex symbol con la moglie, anche qua legata a tutta una serie di battaglie per i diritti politicamente corretti, eccetera, eccetera. Quindi si avrebbe proprio il modello dello star system perfetto. Quindi c'è anche una strumentalizzazione, una manipolazione dell'opinione pubblica attraverso un tipo di modelli che sono star dello spettacolo, che prendono sempre più parola anche in campo politico, economico, sociale, che vengono imposti e che ovviamente hanno una pressione più forte soprattutto nelle nuove generazioni, perché le nuove generazioni ormai si stanno abituando a crescere letteralmente con un certo
sempre più giovani che vengono evidentemente imboccati su tutta una serie di tematiche, e un certo tipo di tematiche vengono sempre più appunto bombardate mediaticamente, ma non tanto attraverso i telegiornali, ma attraverso la TV, il cinema, la moda, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo sei immersa a 360 gradi in una forma di manipolazione per gradi, e non ne scampi, perché non è che se non compri il quotidiano, il giornale, o se non ti guardi la televisione sei salvo, perché magari hai Netflix oppure Now TV oppure qualcos'altro, ti guardi i tuoi film, ti guardi le tue serie TV e vieni bombardato dagli stessi identici argomenti che ti passa la televisione. Quindi in qualche modo, se non ti rendi critico, cioè se non alleni la coscienza critica, diventi più elastico e diventi in qualche modo immune a tutto questo tentativo di manipolazione, finisce sempre che vai a soffrire di questo tipo di bombardamento, proprio perché un certo tipo di potere, volendo, dovendo controllare più che altro la psiche, il pensiero, l'immaginario, cercherà proprio di fare quello, rendendoci sempre dei contenitori passivi, e secondo me ci sta riuscendo benissimo. Completamente una considerazione: qui siamo passati a un livello più alto, cioè quello che ha elencato Enrico. Tra l'altro ammiro Enrico, perché ha scritto due libri fondamentali, Unisex, bravissima, cioè veramente un libro che vi racconto come il migliore che ha scritto, su tra i tanti che ha fatto finora, perché smonta il mito del gender, cioè dimostra come il gender viene usato in maniera strumentale, e anche Utero in affitto è molto molto coraggioso. Infatti io, quando ho citato specialmente Unisex in un articolo, adesso capisco perché 400 persone hanno dovuto bannare, perché è stato su quel tema lì che ho ricevuto il maggior numero di insulti, reazioni, citazioni sconce su internet. Però tutto questo cosa rientra? Non è casuale, rientra in una materia che non viene trattata abbastanza, che si chiama ingegneria sociale, ovvero la finestra di Overton e altre tecniche che io purtroppo intuisco talvolta raccolgo degli elementi, mi piacerebbe poterle analizzare in maniera compiuta. Sono delle tecniche che vengono usate non tanto per diffondere notizie, quanto per cambiare il nostro sistema valoriale e cambiare la natura stessa della nostra società, e praticamente realizzare quel che secondo me è il romanzo forse ancora più inquietante rispetto al citatissimo e fantastico, purtroppo, Orwell 1984, che è Huxley, Il mondo nuovo, con, vi suggerisco di prenderlo, con l'edizione con Ritorno al mondo nuovo, in cui Huxley, nell'intervista post che ha fatto, lui ha scritto questo libro nel 30. Allora, Il mondo nuovo è scritto nel 32, Ritorno al mondo nuovo nel 58. Ecco, nel 58 lui fa delle considerazioni, se le leggete oggi c'è da rabbrividire, perché questo signore ha letto con 50 anni di anticipo le dinamiche della società che noi viviamo oggi, anche la fecondazione artificiale. Allora, se volete, io qui poi mi appassiono a questo argomento, però quando voi vedete una Conchita Wurst, come si chiama, quella che vince l'Eurosong, quando vedete in questi giorni che Elle o Vogue pubblica in copertina la prima modella transessuale, quando continuamente viene promossa l'identità, la confusione dei sessi, quando il piacere personale viene anteposto a qualunque forma valoriale, quando la famiglia viene sistematicamente disgregata e Hollywood incoraggia il divorzio come unica soluzione a un litigio con tua moglie o tuo marito, voi siete oggetto di forme di manipolazione volta a, esattamente come dicevo prima, all'ingegneria sociale. Solo che sono così sofisticate, così interdisciplinari, perché combinano la psicologia sociale, la psicologia individuale, la psicologia comportamentale, la sociologia, la gestione dei media, le percezioni subliminali e chissà cos'altro, che ci sono pochi esperti che hanno la capacità di pensiero e le conoscenze per decriptare questi codici e per denunciarli con credibilità.
nell'ambito del gender, Enrica Perrocchietti è stata una delle poche a averlo fatto veramente in maniera ammirevole, per questo io la stimo tantissimo. Tra l'altro, solo per chiudere quello che stava dicendo, secondo me è molto interessante il fatto che l'opera distopica sicuramente più forte del Novecento, che è appunto Il mondo nuovo, che precede di 17 anni, 1984 di Orwell, poi tra l'altro è anche interessante La fabbrica della manipolazione. Io e Marletta ne parlavamo molto, io inserivo anche una lettera tra Orwell e Huxley, perché Orwell era stato all'Eton College un discepolo di Huxley, e quando scrisse e pubblicò 1984 gli mandò ad Huxley, che era stato il suo professore, una copia del libro. Huxley tarda un po' nel rispondergli, gli risponde poi nel 49 facendogli i complimenti per l'opera, però spiegandogli cosa? Che una forma che nel giro di, tra l'altro, di 4-5 generazioni quello che aveva immaginato Orwell effettivamente si sarebbe concretizzato, ma non nella forma sadica di controllo violento che aveva appunto immaginato lui nel 1984, ma la forma di totalitarismo, di dittatura, si sarebbe realizzata secondo quanto invece immaginato lui Huxley, il mondo nuovo, cioè avrebbe trionfato la forma più sofisticata di dittatura dolce, cioè quella forma di dittatura in cui il potere manipola, plasma, dopo aver completamente distrutto a livello non solo culturale ma antropologico l'uomo, dopo avergli sradicato qualunque tipo di identità, dopo averlo spersonalizzato, reso omologabile, omologato, quindi reso amorfo, cioè senza forma, facendo in modo che l'individuo addirittura si senta libero, ma in realtà sta semplicemente facendo tutto ciò che il potere vuole ha in serbo per lui, ma ha l'illusione di essere libero. E Huxley spiega ad Orwell che avrebbe vinto questo tipo di, diciamo, di più sofisticata manipolazione delle menti, proprio perché va ad agire sull'immaginario, sulle coscienze, perché lo sapeva. Ok? Perché lo sapeva? Ma perché Huxley, e si capisce benissimo da quello che scrive, da Ritorno al mondo nuovo, che è un saggio appunto critico, che va a riprendere punto per punto nel 58 quello che aveva scritto in Mondo Nuovo e va ad analizzare cosa si è effettivamente avverato e che cosa non si è ancora concretizzato, andando ad anticipare in modo straordinario tutta una serie di tematiche che noi avremo almeno 10 anni dopo con la rivoluzione psichedelica, la rivoluzione sessuale, eccetera, eccetera. Addirittura andando a prevedere che esisterà poi un metodo farmacologico, diciamo, di Stato, il SOMA, di cui parla nel mondo nuovo, che servirà per sedare le coscienze. Qui sembra quasi anticipare in qualche modo l'utilizzo, no, sempre più sponsorizzato degli psicofarmaci. Ma perché Huxley sapeva tutte queste cose? Perché faceva parte di una dinastia particolare, non a caso suo fratello Sir Julian Huxley fu il cofondatore e primo direttore dell'UNESCO, e nello statuto di fondazione dell'UNESCO scrive anche che da quel momento in poi si sarebbero dovute utilizzare le tecniche di propaganda che fino a quel momento erano state utilizzate soltanto in guerra, sempre. Cioè ti sta spiegando che per sensibilizzare e quindi in realtà manipolare l'opinione pubblica bisognerà iniziare a utilizzare sempre a livello quotidiano le tecniche di propaganda, che è esattamente quello di cui stiamo parlando oggi. Erano gli anni 50, poi tra l'altro gli anni 50 e 60 anche Huxley scrive tutta una serie, Julian Huxley scrive tutta una serie di saggi critici, ad esempio pure anche i saggi sull'umanesimo, dove ci sono tutta una serie di contributi molto particolari che facevano venire i brividi allora, perché ad esempio ci sono anche dei contributi sul neomalthusianesimo, cioè sull'ossessione degli architetti del mondialismo per il denatalismo, cioè già allora ti veniva detto che siamo troppi e qua se continua ad aumentare, mi sembrava che più o meno le stime fossero sui 2 miliardi allora di popolazione mondiale, e ti dicevano a metà degli anni 50 siamo troppi, se continua a crescere così la popolazione bisognerà intervenire. Come? Bisognerà intervenire con qualche metodo anche violento, con qualche epidemia, con qualche guerra, eccetera. Perché? Perché siamo troppi. Ma perché siamo troppi? Perché il potere, per
poter controllare meglio i cittadini, ovviamente è meglio che ne abbia pochi. E quindi qua rientrano tutta una serie di questioni come anche l'eugenetica, di cui parlo in utero in affitto, che, a cui noi ormai noi ci siamo disimparati a, scusate il termine, a diciamo a prenderli in considerazione, perché questo tipo di passività a cui ci stanno abituando fa proprio sì che tutte le coscienze si allineino a questo pensiero ormai globale, a questa globalizzazione delle coscienze che ci fa essere tutti politicamente corretti a dire, addirittura peggio ancora, a pensare come si vuole che si pensi, perché altrimenti vieni attaccato, vieni denigrato e fra un po' verrai anche magari multato e messo dentro. Siamo arrivati al cuore di te. Insomma, i premi Award, siamo arrivati veramente stasera al cuore di tenebra della questione. Direi un'ultima domanda, prego, però prendiamo due e dividiamo. Allora, però dovete farmi il piacere di venire qui, perché purtroppo si è scaricata la batteria del portatile. Allora, domande brevi, incisive, per andare che andiamo a chiudere, perché tra l'altro dobbiamo lasciare la sala. Prego. Avrei una domanda per voi, per tenere un attimo conto, perché siamo in chiusura. Si è accennato prima al concetto di stato profondo. Volevo chiedere, è un concetto che dal punto di vista fattuale ha una sua concretezza, una sua realtà, oppure è un artificio retorico che è stato inventato per un'opera di disinformazione per coprire prima, più profondo forse, che è quella della mancanza di rappresentatività da parte degli eletti all'interno delle istituzioni cosiddette democratiche? Mi viene in mente, per fare un esempio, una battuta scappata al volo dall'agente SIM Francesco Pazienza in occasione di un processo, in cui a una precisa domanda di un giornalista: lei ha avuto rapporti con i servizi segreti deviati? E rispose: sì, ho avuto rapporti con i servizi segreti deviati. Poi si è fermato un attimo, ha guardato per aria e ha domandato al giornalista: ma poi perché deviati? Servizi segreti e basta. Ecco, non so se mi sono spiegato. Sì, secondo me quello era anche, insomma, periodo particolare dove di disinformazione ce n'è stata tanta. Diciamo che per consuetudine si parla proprio di stato profondo, perché e dove appunto tutta una serie di apparati che sono deviati, perché non, io francamente non posso pensare che tutti siano, come si dice, perché sennò dovresti pensare alla teoria della piovra e del complotto monolitico, piramidale, globale, e allora lì davvero non hai scampo. Io sono francamente, forse perché spero che sia così, credo che ci siano, lo stato profondo sia formato appunto da questi apparati deviati, che sono quelli che poi fanno il lavoro sporco, quindi queste operazioni clandestine, guerre psicologiche eccetera eccetera, e che sono quelli che sono appunto, hanno tutta una serie di budget non rendicontabili proprio per non venire scoperti, che poi vengano strumentalizzati, facciano il lavoro sporco che chi invece in qualche modo è stato eletto non potrebbe fare per non sporcarsi le mani, questo non lo so. Fatto sta che, diciamo, questo tipo di operazioni clandestine vengono sicuramente portate avanti da questi. È anche ovvio, lo dicevo prima, che all'interno dell'OSP, e quindi ad esempio ho fatto gli esempi di Operazione Mangusta e di Northwoods, quelli a voler inscenare tutte queste azioni di sabotaggio erano il ministro della giustizia Robert Kennedy, con diretto contatto con la CIA eccetera eccetera, quindi non è che c'era qualcuno che Kennedy non conosceva, che voleva mettere, quindi ci sono delle situazioni ovviamente diverse nel caso ad esempio di Northwoods e soprattutto di Mangusta, che venne portata avanti. Diciamo il diktat era far fuori Castro e quindi in qualche modo il regime cubano, tutto era lecito, quindi anche le false flag, ma erano proprio loro che erano in prima linea. È ovvio che questo tipo di ricostruzioni noi possiamo averle soltanto dopo molti anni, cioè ad esempio anche tutto il discorso sugli anni di piombo, la strategia della tensione eccetera, noi sappiamo dell'esistenza di Gladio a partire poi dagli anni 90, dall'udienza di Andreotti eccetera eccetera,
prima no, anzi chi ne parlava passava per dietrologo e veniva addirittura anche boicottato, se non addirittura rischiava la vita. Quindi la difficoltà è poi che un certo tipo, diciamo, di ricostruzione più storica la puoi fare sempre molto tempo dopo, quindi anche capire che effettivamente poi manovrava, dirigeva davvero la regia, quella vera lo puoi sapere molto dopo. Quindi forse è anche un modo più semplice per tutti parlare di stato profondo. Sai che lì poi magari ci sono dei casi in cui non è soltanto lo stato profondo, o meglio, lo stato profondo prende ordini da qualcun altro. Eh sì, però purtroppo lo puoi sempre fare dopo, perché altrimenti vorrebbe dire che non sanno fare il loro lavoro. Però secondo me, una piccola battuta, perché siamo davvero chiusi, io lo intendo in maniera più estesa, cioè qui ti riferisco soprattutto a servizi, eccetera. Cioè, stato profondo, specialmente negli Stati Uniti, è che in una serie di composizioni di interessi è riuscita a compenetrare i gangli dello Stato, per cui a usare lo Stato per interessi privati o di strategia più ampia, su diversi ambiti, mantenendo la rispettabilità dello Stato. E questo genera veramente dei conflitti di interesse mai dichiarati, ma che sono sostanziali e che secondo me sono all'origine dell'opposizione che sta riscontrando in questo momento Trump. Non è solo questo dei servizi segreti. I servizi segreti è una parte di questo problema, c'è di più. Per cui è un tema molto complesso sul quale è difficile avere certezza, che nessuno te lo documenta. Vai per intuizione, comparazione e riscontro poi sui comportamenti dello Stato. Qualche buona lettura, c'è qualche docente americano che fa ogni tanto qualche bel libro, di solito un poco recensito, e allora questo ti permette di aprire degli squarci che però non possono essere ovviamente conclusivi. Però il discorso anche appunto degli interessi, secondo me, è dato, poi chiudo, dal fatto che ad esempio, pensiamo alle ultime campagne elettorali, prima Obama e poi quella della Clinton, non sono state massicciamente finanziate da multinazionali, lobby legate a Wall Street, Big Pharma, difesa, armi, eccetera, eccetera. Quindi automaticamente quando tu prendi tutti questi soldi per la tua campagna elettorale da un certo tipo di poteri, ovviamente poi dopo devi ricambiare il favore nel momento in cui sei eletto. Quindi puoi anche aver promesso qualunque cosa, però nel momento in cui magari devi decidere tra salvare le grandi banche o i piccoli creditori, andrai a salvare le grandi banche, perché sono delle grandi banche che ti hanno finanziato l'ascesa alla Casa Bianca. Quindi automaticamente si formano, diciamo, delle forme di ricatto, proprio perché io ti ho messo lì, senza i miei soldi tu non ci arrivavi. L'ultima domanda. Che girano su internet, girano su internet. Sì, sì. Però che mica d'arte, anche in maniera professionale, per esempio, le teorie sulla terra piatta, che fanno ridere fuori, però se uno vede meglio, ci sono video fatti, cioè, ci sono spesso dei soldi per fare questi video, per creare, diciamo, tutta questa teoria. Probabilmente degli interventi antiscienziati, eccetera, non servono poi per screditare invece tutte, sì, diciamo, tutte le, diciamo, teorie che vengono chiamate conspirazioni, certo, che invece hanno delle basi scientifiche importanti, e quindi praticamente a metterle insieme al campo. Servono a screditare tutto, perché viene messo tutto in un calderone. Sociale, certo. Non far credere le persone che non possono essere in grado di arrivare a capire la verità. Sì. Cioè pensare, vabbè, 50 euro di roba, ormai non credo per niente, basta. E ci penso che le persone si usano la loro consapevolezza e fanno un impatto un po', diciamo, i loro preconcetti riescono a capire, a scindere, a fare un certo lavoro di discrezione da quello che realistico. Allora sì, nel senso che da un lato si cerca di rendere tutto più virtuale e quindi di far credere alle persone che tanto poi alla fine non potrai mai sapere la verità e quindi è quasi inutile cercarla. Dall'altro sì,
alcuni poi ci credono anche, sono in buona fede, per carità, perché ne conosco tanti e ci litigo spesso con questi cosiddetti colleghi, vanno a screditare tutto l'ambiente perché magari sono convinti, o magari poi ci sono quelli che vengono poi strumentalizzati, perché anche qua dei disturbatori e degli infiltrati è pieno purtroppo. Purtroppo screditano tutto l'ambiente, perché automaticamente se tu parli di un determinato argomento, tipo vai a una conferenza, ci è successo anche venerdì scorso a Milano, dopo il mio intervento sui false flag, a parte uno che si è messo a urlare come una quaglia impazzita, c'è stato poi alla fine una tipa che mi ha fatto una domanda su David Icke, cioè lei legge David Icke, che quindi immagino volesse dire: ma quindi lei crede ai rettiliani? Che è la domanda che mi viene fatta praticamente sempre, cioè l'uomo della strada a cui cerco più o meno di spiegare di che cosa mi occupo, ride, cioè proprio ride, scoppia a ridere, e mi dice: ah, ma quindi tu sei quella che crede all'11 settembre ai rettiliani? Al che tu cosa fai? Niente. Ma sì, ma questo è colpa anche di un certo tipo di personaggi che ha, insomma, screditato e ha buttato, insomma, in vacca tutta una serie di argomenti che invece meriterebbero una ben altra considerazione. L'unica risposta a questa è molto semplice. Una capata. No, e questo è compito anche vostro, cioè individuare in mezzo a questa marea di notizie opinionisti più o meno attendibili, quelli che voi ritenete autorevoli. E c'è solo un modo per verificare se sono autorevoli. Se voi guardate l'evoluzione del loro pensiero, noi tutti sbagliamo. Probabilmente certe cose che è scritto male oggi, però tendenzialmente c'è una coerenza, c'è un'onestà intellettuale che si sviluppa. E quando voi riscontrate questa onestà intellettuale, sono persone di cui potete almeno dar credito, non dico dar fiducia, almeno dar credito. E per cui questo è un compito che però può svolgere solo un pubblico educato, un pubblico sempre più esigente. Cioè io preferisco un lettore che viene a chiedermi un dettaglio in più su una notizia, piuttosto a qualcuno che si beve qualunque cosa io gli dica. Ben venga. Io preferisco avere dei lettori sul mio blog che sono anche, contestano anche le mie tesi in maniera civile, io li incoraggio a farlo, piuttosto che l'uniformità. E allora è così che poi si crea un'informazione, un'opinione pubblica documentata e meno, più vaccinata contro manipolazioni di diverso tipo. Grazie Marcello Foe, grazie a tutti. Grazie mille.